Le ultime speranze di medaglia sono tante tante per l'Italia in questa gara, 50 km a tecnica libera, e gruppo rosso cosiddetto, cioè i migliori, che è partito subito. Dal numero 1 al numero 18 ci sono alcuni dei 30 migliori. Bjørn Dæhlie va al terzo posto dopo 1,8 km. Partito anche Fulvio Balbusa con il numero 6. I favoriti, i soliti, si diceva Fabretti da studio. Thomas Alsgaard certamente favorito numero 1. Subito dietro il pacchetto di 3 italiani su 4 almeno. Pietro Pillerkotter e Maurizio Pozzi che si sono riservati per questa 50 km a tecnica libera. Oltretutto Pillerkotter lo scorso anno vinse questa prova, questa distanza e questa tecnica a Holmenkollen, fine di Coppa del Mondo nel tempio dello sci nordico collina di Oslo, Holmenkollen. Partenza per Silvio Fauner, che di fatto è ancora il campione mondiale di questa distanza e questa tecnica, perché accade questo, che da un'edizione all'altra si rovesciano le tecniche. L'ultimo anno a Trondheim in Norvegia 50 km ma tecnica classica, e vinse Mika Myllylä, qui assente perché molto affaticato il finlandese. L'ultima volta del campionato mondiale 50 km a tecnica libera è stata Thunder Bay 95, con ecco due azzurri intanto, uno ai 1800, uno agli 0 metri. Balbusa per provare a fare il miglior tempo ai 1800 metri, miglior tempo per ora di Christian Hoffmann, austriaco, perché Thomas Alsgaard gli è andato a 9 secondi. Va al terzo posto, la gara è lunghissima, 50.000 metri, quindi questi primi 1800 metri sono poco più o addirittura poco meno che indicativi, in realtà conta la distribuzione regolare dello sforzo. Eccolo, Pietro Pillerkotter, non ha fatto gare qui, quest'anno è arrivato quarto in una 30 km a tecnica libera a Ramsau, Austria, l'ultima prova di Coppa del Mondo. Ecco Johan Müller al passaggio ai 1800 metri. Quattro azzurri, e addirittura ce ne sarebbe stato un quinto eventualmente da medaglia, perché questa è la combinazione tecnica libera e distanza 50 km che più piace tutto sommato agli azzurri. Johan Müller si piazza al terzo posto, 3 decimi meglio di Fulvio Balbusa, mentre arriva con il numero 8 Alois Stadlober, austriaco, che è meglio in arnese sicuramente nella tecnica classica. Favoriti sono il numero 5 Thomas Alsgaard, il numero 3 Bjørn Dæhlie, sono tutti e due norvegesi, poi i 4 italiani, il 6 Fulvio Balbusa, che però non è così cinquantista, le distanze più corte gli piacciono un po' di più. E poi il pacchetto 14, 15 e 16, Silvio Fauner, Maurizio Pozzi e Pietro Pillerkotter. Fauner, sappiamo, è stato campione del mondo e tutto sommato, si diceva, è campione del mondo in carica di questa distanza e questa tecnica, perché l'ultimo titolo assegnato 50 km a tecnica libera è stato proprio quello del 95. Pozzi è stato una sola volta sul podio, lo scorso anno a Kavgolovo, Russia, vicino a San Pietroburgo, in una 30 km a tecnica libera. È davvero specialista della tecnica libera e delle distanze lunghe, ed è annunciato in straordinaria condizione dopo i test fatti nei giorni scorsi dalla squadra italiana. E poi Pietro Pillerkotter con il numero 16. Da tenere d'occhio sicuramente il numero 1 Vladimir Smirnov, che è in buona condizione ed è andato nella prova ad inseguimento 15 km a tecnica libera meglio che negli ultimi anni in questa tecnica, che tutto sommato all'atleta del Kazakistan piace meno. Turni Mugren ha un record in questa tecnica e questa distanza 50 km. È stato 2 volte consecutive campione mondiale. Parte comunque tranquillo, poi sarà da vedere se sarà distribuzione dello sforzo oppure debolezza dello svedese, che comincia ad accusare gli anni e comincia ad accusare anche una condizione così così, anche dovuta ad uno stato influenzale nella prima parte. Da tenere d'occhio il numero 18 Alexei Prakhorov, russo, che è il campione mondiale 30 km a tecnica libera lo scorso anno a Trondheim. Forse Niklas Jonsson, lo svedese, con il numero 2, che si è comportato piuttosto bene. E forse ancora, anche se quest'anno non è andato fortissimo, Tor Arne Hetland, giovane norvegese, uno dei più veloci al mondo, ma lo scorso anno finì al secondo posto a Holmenkollen Oslo nella 50 km a tecnica libera, questa stessa tecnica e questa stessa distanza, tecnica e il passo di pattinaggio, quando vinse Pietro Pillerkotter. Sentiamo da Andrea Fusco, parterre, le emozioni di inizio gara. Ma intanto una considerazione sulle condizioni del tempo. Era previsto il sole, ci sono invece delle nubi piuttosto minacciose qui allo Snow Warp. E poi proprio le condizioni della neve, si diceva che sarebbe stata molto dura, qui invece almeno al traguardo è piuttosto farinosa, sembra una distesa di sale grosso. Ma in apertura di cronaca, Franco, accennavi alla possibilità che l'Italia poteva tranquillamente schierare 5 atleti di assoluto valore. Chiaramente Vanoy, il direttore agonistico, ha dovuto effettuare una scelta, e Fabio Mai
è stato escluso e seguirà con noi la gara al parterre. Sentiamo proprio da Fabio Mai se c'è un pizzico di delusione o di comprensione per questa scelta del direttore agonistico. Ah, sì, c'è un po' di tutti e due da parte mia. Sono deluso perché avrei voluto correre e poter dimostrare quanto valevo. Comprendo Vanoi che naturalmente ha dovuto fare quella scelta e niente, sarà per un'altra volta. Ecco, tra l'altro, a parte questo pizzico di delusione, credo che sia stato proprio Valbusa, diciamo così, a prenderti la maglia per correre questa 50. A proposito di favoriti, a proposito di previsioni. Ma no, vorrei, insomma, sì, vuol dire una cosa che... No, tra me e Valbusa non c'è assolutamente niente, è tutto come prima e siamo amici tanto come prima, anzi forse non lo considero affatto che sia stato lui, non reputo che sia stato lui a portarmi via al posto, anche perché in Coppa del Mondo davanti a me è sempre andato meglio di me, quindi è giusto che corresse. E poi niente, per i favoriti qua, una 50 è dura, comunque penso che gli italiani potranno salire sul podio assieme magari a Osgar, che credo sia il più forte in questo momento. Partenza con gli azzurri così sistemati, al quarto posto Fulvio Valbusa, che forse parte un po' più forte degli altri, si diceva non così cinquantista Fulvio Valbusa, ma in eccellenti condizioni di forma e sempre lì lì nelle gare individuali, ha una spanna dal podio. Pietro Pillar Kotler pare partito relativamente tranquillo, quarto Fulvio Valbusa, nono e decimo Pozzi e Silvio Fauner, e adesso Pietro Pillar Kotler, 1800 metri che devono solo dare un'idea di cosa sta o cosa stia accadendo, e poi il passaggio già molto più indicativo sarà al chilometro 8 e mezzo. Favorito Thomas Alsgaard, molto meno favorito Bjørn Dæhlie con il numero 3, che intanto non è nelle condizioni da Superman quali tante altre volte, poi digerisce tutto sommato meno la 50 km, perché a volte per il suo andare un po' istintivo non distribuisce bene e ogni tanto piazza dentro una tirata di in salita magari di 200-300 metri che a lungo andare col passare dei chilometri poi si paga. Sta per arrivare il numero 17 ed è Mattias Fredriksson, un giovane, classifica che non cambia, e adesso Prokhorov, già con buon tempo Prokhorov, attenzione a lui che è davvero un mago delle lunghe distanze e va subito a piazzarsi al quarto posto, classifica passati tutti i migliori ai 1800 metri. Christian Hoffmann, Austria. Niklas Jonsson, Svezia, a 3 secondi. Johan Müller, Germania, a 6. Come a 6 Alexei Prokhorov, quarto. Fulvio Valbusa, quinto, a 6 secondi. E poi decimo Maurizio Pozzi. Undicesimo Silvio Fauner. Quattordicesimo Pietro Pillar Kotler. Siamo con i primi atleti degli altri gruppi, quelli in teoria più deboli. La gara sta per entrare nel vivo e noi la seguiremo fra 5 secondi. Bianco ucraino con tempo superiore ai 5 minuti. Italiani che hanno allora il quinto, il decimo, l'undicesimo ed il quattordicesimo posto, ma tra il primo ed il quattordicesimo ci sono poco meno di 13 secondi ed allora ovviamente tutti gli italiani in gara. Sentiamo Andrea Fusco per parlare con Fabio Mai di condizioni della neve, temperature e sci in rapporto a questi discorsi. A te Andrea. Allora, si diceva proprio della condizione della neve, tu hai effettuato proprio prima della gara una ricognizione sulla pista, che cosa ci puoi dire? Perché dicevamo qui al traguardo sembra una distesa di sale, invece lì nelle salite dove si decide la gara? Ma sì, io ho appena terminato il giro di pista ma in questo momento è in buone condizioni, sì, è un po' sfarinata, diciamo che la neve non lega più assieme, però tiene bene, il fondo è duro e poi tra l'altro è velocissima. Bisognerà aspettare un po' a vedere se esce il sole o se rimane coperto, speriamo che comunque rimanga così, ecco. Che non succeda come nella gara di Stefani a Belmondo, condizionata dalla pioggia. Sì, in effetti se esce il sole sicuramente scalda e la neve si rallenta di sicuro. Se rimanesse così, per noi sicuramente è meglio, sarà una gara velocissima e sì, un po' meno faticosa. Colonna sonora per Christian Hoffmann. Andiamo ad indicare i possibili inserimenti di atleti degli altri gruppi. I primi 18 sono del gruppo rosso, questa partenza con il gruppo rosso in testa, che non accade solitamente in Coppa del Mondo perché qui si pensa che possano modificarsi le condizioni della neve, quindi i migliori al mondo sono garantiti sul rendimento
dal numero 19 in poi atleti del secondo gruppo. Col numero 20 c'è Ivan Batori, slovacco, molto bravo nelle distanze lunghe, ma non è un pattinatore. Attenzione al numero 25 che passerà fra un po', che è grande pattinatore, Hervé Ballon, il francese che potrebbe anche essere fra i primi alla fine. È stato secondo ai campionati mondiali del 93, Hervé Ballon, francese, campionati mondiali di Falun, quando Gianfranco Polvara finì al quarto posto, ed in effetti l'inserimento di Ballan tolse l'unica grandissima soddisfazione di fine carriera all'atleta della Valsassina, provincia di Lecco. Nutrichin, tempi abbastanza alti, aspettiamo Ballan per vedere se saprà inserirsi fra i primi dieci o comunque con tempi che possano poi risultare interessanti. Ballan in effetti si inserirà fra i primi dieci. Eccolo qui Hervé Ballan, che ha vinto anche una marcia longa alcuni anni fa. Atleta specialista delle distanze lunghe, meglio se lunghissime, ha vinto la medaglia d'argento. Ecco qui, lo teniamo d'occhio perché 10 secondi ha di ritardo ed è capace alla distanza di esprimersi e venire fuori. Ha vinto una medaglia d'argento ai mondiali del 93 dietro a Turni Mugren e davanti a Bjørn Dali. Ha vinto, si diceva, la marcia longa un paio di anni fa, adesso Von Saint Vito, altro francese subito dietro. E poi è riuscito a salire sul podio un'altra volta in Coppa del Mondo nel 94 a Thunder Bay, Canada, nelle premondiali. L'anno dopo ai campionati mondiali, in condizioni non eccellenti per un infortunio, finì Hervé Ballon al decimo posto e quella gara la vinse Silvio Fauner con Giorgio Manzetta, che finì quarto ad un soffio dal podio. Vito, già più lontano, 24 secondi da Christian Hoffmann. E Ballon andò abbastanza bene anche ai giochi olimpici del 92, quelli di Les Césis, le Olimpiadi erano di Albertville, quando vinse Bjørn Dæhlie e andò a battere Maurilio De Zoldt e Giorgio Vanzetta. In quell'occasione finì al quinto posto Hervé Ballon, dopo un inizio gara scoppiettante in cui si pensava per lui anche ad un piazzamento fra i primi tre. Da sottolineare anche la prestazione di Johan Müller, il tedesco specialista del passo di pattinaggio e delle lunghe distanze, che è attualmente al chilometro 1,8 in terza posizione. Situazione per ora tranquilla, sotto controllo degli azzurri, che non dovevano dare sfuriate troppo intense all'inizio. Gli atleti passano allo stadio dopo 5 chilometri ed è il caso di Silvio Fauner, che è appena passato. C'è un trenino possibile di tre italiani. Silvio Fauner al numero 14, Maurizio Pozzi il numero 15, Pietro Piller-Kotter il 16. Chissà se per condizioni di forma in questa gara, che possono garantire un rendimento migliore a Piller-Kotter rispetto a Pozzi e a Silvio Fauner, si potrà formare un trenino a tre. Intanto a occhio Maurizio Pozzi ha guadagnato qualcosa su Silvio Fauner, lo vede nelle salite anche nei tratti di pianeggianti dello stadio, e nello stadio è entrato anche Pietro Piller-Kotter, e l'impressione visiva ai 5 km che Piller-Kotter abbia guadagnato qualcosa su Maurizio Pozzi e altrettanto Maurizio Pozzi qualcosa su Silvio Fauner. Situazioni quelle dei trenini che potrebbero dare dei vantaggi ad atleti che, essendo superati da chi partito dietro andava o andrà più forte, poi possa uniformarsi al ritmo dell'atleta più forte per riuscire a guadagnare posizioni in classifica. E da queste situazioni dei numeri di partenza potrebbe trarre giovamento Bjørn Dæhlie, che non cinquantista come si diceva e non in eccelse condizioni di forma, è partito col numero 3, ha visto partire un minuto dopo Thomas Alsgaard, il suo connazionale norvegese. Potrebbe anche raggiungere Dæhlie Alsgaard e quindi i due potrebbero andarvi assieme. Se Christian Hoffmann fosse particolarmente in condizione, è partito forte, però sarà tutto da vedere se riuscirà a tenere per tutta la gara di 50 km. Potrebbe anche Hoffmann però trarre vantaggio da un possibile ricongiungimento con Thomas Alsgaard, che gli parte 30 secondi dietro. Anthony Evans, siamo a questi atleti al chilometro 1008, andiamo a dare un'occhiata ai possibili protagonisti fuori del gruppo rosso dei primi 18, chiuso da un califfo della specialità come Alexei Prakhorov, detto di Ballon solo per simpatia, diciamo, col numero 27 Jordi Ribó, spagnolo, altro spagnolo che per la Spagna è stato
portabandiera col numero 40, Juan Jesús Gutiérrez, la squadra spagnola allenata da tecnici italiani. Andreas Schlüter, Germania, col numero 41, sta andando forte davvero in questo periodo, in questi giochi olimpici. Col numero 47, Peter Michl della Cechia, che lo scorso anno si è rivelato buon patinatore, ma poi non è riuscito a fare il vero e proprio salto di qualità. Poi proseguendo il numero 59, René Sommerfeld, abbastanza in condizione quasi tutti i tedeschi. Ecco intanto Vladimir Smirnov ad un punto, ad uno snodo che diventerà importante. Martin Bajcicak col numero 60 è bravo più nel passo alternato che nel passo di pattinaggio. Con il 72 Beat Koch, svizzero, perché la Svizzera ha fatto una buona prova a questi giochi olimpici, anche se Koch dovrebbe essere più alternista che pattinatore. Poi Maxim Pichugin col 76, il russo. Aspettiamo per un attimo Vladimir Smirnov fa gli 8,5 km, poi linea ad Andrea Fusco per le prime considerazioni. Con intanto ecco Gutierrez che si sta avvicinando al passaggio del chilometro e 8 con un tempo, dice Radio Corsa, interessante. Niklas Jonsson vicino ai 1800 metri, dove si è fermato il tempo per Smirnov. Jonsson ad inseguire il primato in questa parte della gara, primato di Smirnov. Ce la fa e va al miglior tempo Jonsson in attesa di Björn Dehli a 8,5 km. Sentiamo Andrea Fusco. Ma la considerazione su Gutierrez, Franco, la stava effettuando poco fa, prima ancora del tuo intervento, proprio Fabio Mai, e diceva: attenzione, al di là dei favoriti che abbiamo citato, ci sono due atleti di un certo interesse, vale a dire proprio lo spagnolo Gutierrez e poi l'austriaco Walker, e Fabio Mai ci spiega proprio il perché. Ma sì, Gutierrez lo conosciamo benissimo, sappiamo che nelle gare lunghe e soprattutto gare a skating... Me lo puoi interrompere un attimo? Sì, ecco. Solo perché Christian Hoffmann, Austria, è andato a raggiungere Björn Dehli, partito 30 secondi prima, e Christian Hoffmann tiene ancora, va al netto miglior tempo, ha raggiunto Björn Dehli. Questo non era dato immaginare, anche se si sa di Hoffmann come eccellente pattinatore, anche se quest'anno non era riuscito a incrementare il suo rendimento. In attesa di Alsgaard ancora Fabio Mai. Sì, chiudiamo allora questo discorso sui due e poi anche una considerazione su quanto ci ha raccontato in cronaca Bragagna, Franco. Sì, dicevo che Gutierrez sulle gare lunghe si è sempre comportato bene. Ricordo che è arrivato nono anche alla 50 km di Thunderbay nei mondiali del 95, secondo nella marcia longa, insomma in quelle gare lunghe si trova a suo agio. Walker quest'anno è sempre andato forte a skating, quindi potrebbe essere una sorpresa anche lui, ecco. Hoffmann che raggiunge Dehli. Questa è ancora più una sorpresa, non me l'aspettavo, non saprei cosa dire, se Dehli forse è partito tranquillo, visto che nelle 50 km ha sempre un calo negli ultimi chilometri, oppure se questo Hoffmann che sta veramente andando forte. Alsgaard è passato agli 8,5 km ed è dietro a Christian Hoffmann e dietro anche a Niklas Jonsson. Poi ci sono nell'ordine Vladimir Smirnov, Kazakistan e Björn Dehli. Fulvio, secondo tempo. Va a 15 secondi da un Christian Hoffmann che potrebbe anche essere meteora, l'austriaco, ma anche no, attenzione. Mentre tornando ai 1800 metri, l'attesa era per Gutierrez, che infatti si piazza al terzo posto ai 1800 metri. 3 secondi e 6 dietro Christian Hoffmann, ecco Giovanni Müller, come è chiamato dagli azzurri, Johann Müller, che spesso insoddisfatto del suo trattamento nella squadra tedesca, il bavarese aveva espresso l'intenzione di passare alla squadra italiana, magari prendendo la cittadinanza italiana. Müller va al terzo posto a 16 secondi da Christian Hoffmann. Ecco intanto il passaggio di Juan Jesús Gutiérrez per la Spagna. Al terzo posto un atleta in 1800 metri. Ricordo di questo spagnolo che è stato il portabandiera all'Alfiera, la cerimonia inaugurale ormai tanti giorni fa. Ed ecco Alois Stadlober, anche per questo austriaco laureato in giurisprudenza, un discreto risultato. È un atleta da lunghe distanze, ma non da passo di pattinaggio, da tecnica classica. Alois Stadlober, l'Austria ha fatto molto molto bene, perché settimo posto per Stadlober agli 8,5 km, perché addirittura Markus Gandler è finito sul podio, secondo posto nella 10 km a tecnica classica. Gara condizionata in parte dalle condizioni di neve anche strana per via della pioggia. Pioggia all'improvviso poco prima della partenza. Eide va per un piazzamento
almeno discreto in questo passaggio agli 8,5 km. Mentre al chilometro 8 Christian Hoffmann miglior tempo sullo svedese Niklas Jonsson, poi Juan Jesus Gutierrez Spagna, Müller Germania, Prokhorov Russia. Da sottolineare che Prokhorov sul tracciato ha raggiunto lo svedese Mattias Fredriksson e li vedremo assieme agli 8,5 km. Abbiamo visto che Christian Hoffmann ha raggiunto Bjørn Dæhlie, austriaco e norvegese, i due, attenzione, Dong Haiku che sta andando forte, questo cinese, chissà se è una sfuriata di adesso. Al chilometro 8 Dong Haiku sui tempi più o meno di Christian Hoffmann dopo il primo chilometro 8. Dong Haiku, cinese, di cui poco si sa, non impegnato nel circuito di Coppa del Mondo. Eccolo Dong Haiku, che andrà ad un tempo molto vicino a quello di Christian Hoffmann. Poi ricordiamo che 1800 metri sono davvero una miseria nel computo complessivo rispetto ai 50.000 metri. Mentre per Fulvio Balbusa c'è il completamento di un altro giro, passa dallo stadio. Andiamo a seguire questo Dong Haiku, cinese, che ai 1800 metri va a piazzarsi sicuramente fra i primi 10. E va a 4:44, 7 secondi da Hoffmann. Sorpresa, però la 50 km abitua ogni tanto a certe sorprese. Mentre parte Gerhard Urein, altro austriaco, gli austriaci stanno rendendo abbastanza. Si parlava del numero 43 Achim Walcher, che sarà a sua volta da tenere d'occhio. Andiamo ai 1800 metri allora con questo risultato. Al primo posto c'è Christian Hoffmann. Ecco intanto Lubos Buchta, specialista davvero grande delle distanze lunghe, però davvero poco pattinatore, o perlomeno meno pattinatore, anche se nell'ultima stagione, strano, ma si è distinto più nelle gare a passo di pattinaggio, quasi agli ultimi mondiali, che non in quelle dal cieco predilette, cioè tecnica classica. Finisce abbastanza dietro, già 1:70 presi da Christian Hoffmann, che è partito come una schioppettata. Primo posto di Christian Hoffmann, attenzione, arriva Silvio Fauner. Hoffmann è davanti, l'austriaco, ai 1800 metri, agli 8,5 km. Ha raggiunto Bjørn Dæhlie, che potrebbe anche far fatica a mollare la compagnia di Hoffmann poi, mentre Alsgaard è partito più controllato e da un ritardo di 25 secondi. Fauner è decimo, 35 secondi, 8,5 km. Attenzione a Pietro Piller-Kotter, che con il suo numero, il 16, ha quasi raggiunto un Tor Arne Hetland che non sembra lui. Tor Arne Hetland o è partito piano, ma è partito davvero pianissimo, troppo pianissimo, oppure davvero conferma la condizione debole di questo periodo. Intanto Maurizio Pozzi quasi raggiunto da Pietro Piller-Kotter. Diversa distribuzione dello sforzo, con Pozzi che va all'undicesimo posto, Fauner decimo e Kotter va al secondo posto. 13 secondi da Christian Hoffmann, rifornimenti importantissimi e fondamentali. Ancora due atleti del gruppo rosso, Mattias Fredriksson, Svezia, e Alexei Prokhorov, pronti ad arrivare. Ed eccoci con Pietro Piller-Kotter, anticipato da Maurizio Pozzi. Alexei Prokhorov ha lasciato la compagnia di Mattias Fredriksson, sta andando forte. Prokhorov con un tempo che non sarà lontano da quello degli azzurri Kotter, Piller-Kotter e Valbusa, che sono secondo e terzo. Poi di poco sopra al decimo posto Silvio Fauner e Maurizio Pozzi. Alexei Prokhorov va per migliorare, invano, il tempo di Christian Hoffmann, ma ammesso e non concesso che Christian Hoffmann possa essere una meteora, a 23 anni ed è forte in questa tecnica libera, Prokhorov va al secondo posto. E Prokhorov, c'è da giurarci, lo vedremo in lizza per il podio anche più in là, fino ai chilometri finali. Momenti di spazzaneve, neve in condizioni decisamente migliori, più filante e più compatta rispetto alle giornate di pioggia. Ed ecco la situazione agli 8,5 km, dove adesso si attenderà il passaggio di Juan Jesus Gutierrez e del sorprendente cinese. Ecco il miglior tempo e la colonna sonora per Christian Hoffmann, Austria, che ha raggiunto Bjørn Dæhlie, Norvegia. La
Vladimir Smirnov lo troviamo al chilometro 13. Eccolo Vladimir Smirnov. Allora si parlava di quel piazzamento del cinese, atleta di 24 anni assolutamente sconosciuto, che ha o dato una spuriata. È stato secondo il cinese ai giochi mondiali universitari, alle universiadi invernali a Monchui in Corea del Sud, ed è stato secondo nei giochi asiatici. Ma insomma, l'Asia, al di là di Vladimir Smirnov, che essendo del Kazakistan è un asiatico, l'Asia dice, ha sempre detto poche cose nello sci di fondo, a parte tutto sommato il Giappone, dove Kazunori Sasaki, Fumiko Aoki e anche nel suo piccolo Mitsuo Horigome, che sarà l'ultimo a partire, anzi è già partito, il giapponesino che è stato campione mondiale juniores. Va per far meglio di Vladimir Smirnov Niklas Jonsson, e passiamo al chilometro 13, dove Smirnov ha il miglior tempo. Considerazioni da bordo pista con Andrea Fusco e Fabio Mai. Sì, guarda, è passato poco fa Silvio Fauner, e proprio in questo momento sono transitati nella zona traguardo Piller, Kotter e Pozzi. L'impressione, che chiediamo anche a Fabio Mai, è che Piller Kotter cerchi di raggiungere Silvio Fauner senza tanti complimenti. Si potrebbe dunque formare un trenino con tre azzurri. Mi sembra che se le cose continuino così, direi proprio di sì. Adesso il Pietro e il Maurizio sono assieme e il Silvio non è molto, molto più avanti di loro, quindi potrebbero sicuramente congiungersi e poi, non lo so, insomma, darsi una mano, magari aiutare Pietro, che sicuramente è quello che adesso sta andando di più degli altri. Ecco, con questo tipo di pista, Andrea, Franco, sì, dimmi. È passato Christian Hoffmann ai 13 km, ancora assieme a Bjørn Dæhlie, si sta... Dæhlie si allarga perché vuol far passare Christian Hoffmann probabilmente, anche se nel tratto di discesa è difficile il sorpasso. Adesso Thomas Alsgaard ai 13 km. Allora Christian Hoffmann ha il miglior tempo e Bjørn Dæhlie, che è stato raggiunto, che ha un ritardo di poco meno di mezzo minuto, è secondo. Poi pari merito per Vladimir Smirnov del Kazakistan e lo svedese Niklas Jonsson, e sono a 35 km. Questo in attesa di Thomas Alsgaard, che sta per arrivare al chilometro 13, e poi di Fulvio Albusa, che al chilometro 13 ci arriverà subito dopo, e poi di seguito piano piano tutti gli altri azzurri. Mentre gli 8 km e mezzo aspettiamo ancora Juan Jesus Gutierrez per vedere se confermerà il risultato, e poi il cinese di cui si parlava con il numero 46. Ecco Alsgaard dietro con il numero 7, anzi no, è Fulvio Valbusa, molto vicino a Thomas Alsgaard. Thomas Alsgaard avrà un tempo peggiore di Valbusa, che se riuscirà a raggiungere Thomas Alsgaard potrebbe usufruire del suo ritmo e al limite dargli fastidio in una specie di gioco tattico a favore degli altri azzurri. Hoffmann al primo posto con 15 secondi su Fulvio Valbusa Italia, 29 su Thomas Alsgaard Norvegia, altrettanto 29, anche se un paio di decimi di più, su Bjørn Dæhlie Norvegia. Poi Vladimir Smirnov Kazakistan a 35 secondi come Niklas Jonsson. Hans Johan Müller va per fare meglio di Valbusa, più o meno quello il tempo. Johan Müller fa un po' peggio di Valbusa, meglio di Alsgaard ed è terzo. Interessante ed importante che Fulvio Valbusa, in men che non si dica, finisca assieme a Thomas Alsgaard per essere una specie di zavorra psicologicamente anche dispettosa per il norvegese favorito, già vincitore di due medaglie d'oro, Grigori Minshenyin, che ai 1800 metri il russo va al buon tempo, un tempo fra i primi 10 o comunque lì, è lì, e a 10 secondi un po' meglio di Maurizio Pozzi. Agli 8 km e mezzo poi sarà, o prima, sarà ancora da aspettare il passaggio di Juan Jesus Gutierrez e del cinese di cui si parlava, Stadler-Ober al chilometro 13. Considerazioni con Andrea Fusco. Sì, si parlava prima, Franco, della pista che teoricamente non favorisce la creazione di trenini proprio perché non ci sono tratti di pianura, però la condizione della neve, la domanda la rivolgiamo ovviamente a Fabio Mai, potrebbe permettere questa tattica? Sì, la pista è molto dura, quindi diciamo in salita, pur essendo in scia di un atleta, è sempre duro stare dietro, non si è molto favoriti. Comunque la neve è velocissima, quindi io penso che i trenini si possano formare sicuramente. Poi i ritmi anche non sono esasperati, diciamo la 50 km non si parte al 100%, anche questo potrebbe aiutare il formarsi di questi trenini, ecco.
Anders Eide va al chilometro 13 per un tempo non straordinario. Eide è nono, anche perché 9 sono passati per ora qui, e adesso si aspetta con il numero 14 Silvio Fauner, con il numero 15 e 16 assieme Pietro Pillerkotter e Maurizio Pozzi, rispettivamente numero 16 e numero 15. Poi l'attesa è ancora al chilometro 8 e mezzo per il passaggio del numero 40 Juan Jesus Gutierrez, e poi più in là dei numeri 46 Dong Haiku, il cinese che a sorpresa si è inserito nei piazzamenti tra i primi 10, e poi Grigori Mienshenin, il russo che abbiamo visto a sua volta a ridosso dei primi 10. Chilometro 13 per Turni Mugren. Manca poco al passaggio di Pietro Pillerkotter e Maurizio Pozzi alla stessa distanza. E poi tutto proiettato al chilometro 16 e 7, anche se al chilometro 15 al passaggio dello stadio sarà da controllare immediatamente se Fulvio Valbusa sarà più vicino a Thomas Alsgaard. Turni Mugren lo aspettiamo al chilometro 13 prima di andare verso il passaggio dei tre italiani di seguito, Silvio Fauner e assieme Pietro Pillerkotter e Maurizio Pozzi. Un po' indietro Turni Mugren, seguiamo questa gara ancora per qualche momento. Il passaggio adesso di Henrik Forsberg, che sembra un po' meglio, ma seguiremo il tutto fra 5 secondi. Partenza di Maxim Pichug in Russia. Audi 4. Forsberg al chilometro 13, decimo posto. Ed ecco qui Silvio Fauner. Silvio Fauner che fa peggio di Mühlegg. Una partenza più controllata per il campione del mondo del 95, Thunder Bay, Ontario, Canada, della 50 km a tecnica libera. Stessa tecnica, stessa distanza di oggi. Poi ci saranno, mentre c'è il passaggio anche di Lubomir Buchta, ormai raggiunto da Silvio Fauner, partito un minuto dopo. Fauner si insedia fra i primi 10 sul tempo di Alois Stadelober, probabilmente una distribuzione di Fauner oculata e tranquilla in attesa del passaggio di questi due. È probabile che fra non molto si formerà il trainino a tre fra i due atleti di Sappada, usciti dalla fucina dei Camosci di Sappada, località del Bellunese, un'isola linguistica tedesca nel cuore del Veneto, vicino al Cadore ma non Cadore, vicino al Comelico ma non Comelico. Pillerkotter va al secondo miglior tempo, inseguito da Maurizio Pozzi, che è partito 30 secondi prima. Al chilometro 13 Pillerkotter Italia al secondo posto, Fulvio Valbusa Italia al terzo, Maurizio Pozzi al nono e undicesimo, e Silvio Fauner. Alexei Prokhorov, per fare meglio di Christian Hoffmann, parte l'ultimo. Mitsuo Horigome, giapponese, è stato campione mondiale juniores, mentre con il numero 13 ormai fuori gara, mai in gara, un Tour Arne Hetland, secondo lo scorso anno a Holmenkollen quando vinse Pietro Pillerkotter l'ultima prova di Coppa del Mondo, ma quest'anno assolutamente mai nella condizione di allora il giovane norvegese. Prokhorov per fare il miglior tempo. Alexei Prokhorov farà un po' peggio di Christian Hoffmann, però ha una tale tenuta alla distanza che sarà punto di riferimento importante. Poi Prokhorov fa il vantaggio di avere gli azzurri e di più forti partiti prima, è l'ultimo del gruppo rosso e sa precisamente qual è il ritmo, qual è la cadenza da tenere fino all'ultimo metro. Siamo al passaggio allo stadio, prossimo stop sarà il chilometro 16-7, ma intanto vediamo Vladimir Smirnov che è al chilometro 16-7, mentre allo stadio potremo controllare il passaggio dal 16-7 e allo stadio. È stato un anello differente, un po' più lungo, che riporta allo stadio, con Vladimir Smirnov davanti, da verificare se Valbusa sia già stato capace di raggiungere Thomas Alsgaard, che nell'economia tattica della gara sarà fatto importante anche per l'azione di disturbo. Mentre ecco Bjørn Dahlie che continua a fare il lavoro per Christian Hoffmann, che ne trae i benefici, continua a rimanere al seguito. Niklas Jonsson intanto, il passaggio ai 16,7 km. Christian Hoffmann, e poi sarà da aspettare per vedere se Thomas Alsgaard sia stato raggiunto o meno
da Fulvio Valbusa. Hoffman nettamente in miglior tempo, secondo Bjorn Daly a poco meno di mezzo minuto, sono assieme i due. Daly è partito 30 secondi prima, Hoffman adesso approfitta del lavoro che per lui fa il norvegese, che non è in grado però di scrollarsi l'austriaco. Ed ecco Fulvio Valbusa, ha raggiunto Thomas Alsgaard e adesso potrebbe, come sta facendo Christian Hoffman, approfittare del lavoro che Thomas Alsgaard potrebbe fare per lui. Chilometro 16,7 con Hoffman davanti su Bjorn Daly. Fulvio Valbusa potrebbe inserirsi nel mezzo. Ricordiamo che al chilometro 13 Valbusa aveva 14 secondi e 9 di ritardo da Hoffman e l'impressione è che qui saranno meno i secondi di ritardo. Eccolo Valbusa, il suo passo di pattinaggio, e guardate, a questo punto diventa tattica la cosa, molto tattica, e potrebbe essere un male per Thomas Alsgaard, il più forte di questo consesso olimpico. È lunga, sarà lunga ancora per molto, va a 3 secondi da Hoffman Fulvio Valbusa, in netto recupero. Tatticamente avveduto, Fulvio Valbusa sapeva di dover sparare tutto all'inizio, magari per andare a coprire il buco di 30 secondi su un Thomas Alsgaard che invece avrebbe voluto subito pensare alla distribuzione dello sforzo per tutti i 50 chilometri. Considerazioni tattiche di Fabio Mai con Andrea Fusco. Allora, questa rincorsa, questo scopo raggiunto da parte di Valbusa nei confronti di Alsgaard ti sorprende, ti stupisce più di tanto? È un attacco forse prematuro o va bene così, Fabio? Ma sì, ieri sera lui scherzava dicendo parto a manetta e raggiungo l'Alsgaard, poi resto assieme. È riuscito a fare quello che diceva, non so come... Sì, se non so cosa dire, spero che adesso magari insieme riescano a recuperare qualcosa, o magari anche Alsgaard cominci a ingranare, a entrare in gara, e magari se il Bubu si riuscisse a stare attaccato, non so, staremo a vedere, ecco. Franco, una notazione, poco fa è passato davanti alla nostra postazione lo svedese Bengtsson, che è responsabile della Coppa del Mondo di sci nordico. Lui l'altro giorno aveva indovinato il pronostico riguardo la 30 km dicendo Cepalova. Oggi gli abbiamo chiesto il pronostico, visto che è stato così bravo, e lui ha detto Piller Kotter. Speriamo non si smentisca. 8 km e mezzo con Hoffman, Procuroro, Faustria Russia, due italiani, Piller Kotter, Valbusa, ma ai 13 c'è sempre Hoffman, per ora su Procuroro, Piller Kotter e Valbusa. Da sottolineare, sta passando Stadl Ober, che ai 16,7 ancora Hoffman, Valbusa, ma l'azzurro ha ridotto di molto lo svantaggio, è a 3 secondi e 1, poi Johan Mühlegg, Germania, 16 secondi e 6, Bjørn Dahl, Norvegia, 29 e mezzo, Thomas Alsgaard, Norvegia, 31 e 8, Niklas Jonsson, Svezia, e più lontano Vladimir Smirnov. Passa Stadl Ober, 8 passaggi, 8° posto per l'austriaco, mentre tornando indietro aspettavamo il passaggio di Juan Jesus Gutierrez ai chilometri 8 e mezzo, ma sembra annunciato in ritardo dopo la sfuriata iniziale, mentre l'attesa era anche per il cinese Dong Huaku. A titolo di curiosità, colonna sonora ancora per Christian Hoffman, Austria, davanti è primo. Anders Eide. Siamo più che altro nell'attesa di altri atleti che possano dire di più. Eide ai 16,7 ha già il peggior tempo. E poi dopo il 9 l'attesa per Silvio Fauner col 14, 15,16 o 16,15 per Pietro Piller Kotter e Maurizio Pozzi, e poi il 18 per Alexei Prokhorov. Agli 8 e mezzo si aspettava il passaggio di Juan Jesus Gutierrez. Tanto sole sulla pista, potrà cambiare qualcosa? Sentiamo dal parterre. C'era un po' di preoccupazione all'inizio, Franco, da parte di Fabio Mai, perché chiaramente l'intenzione era quella di mantenere le condizioni climatiche. Adesso è uscito il sole, che cosa potrebbe cambiare? Ma sì, è uscito il sole, sicuramente scalderà la neve, diventerà bagnata, quindi si rallenta, e dipende dai nostri tecnici che scelte hanno fatto per i materiali, tutto qua, insomma. Ma ecco, in questo caso, in queste condizioni, meglio una neve più lenta o meglio una neve veloce per le caratteristiche degli azzurri? Ma io credo che sia meglio una neve un po' più veloce per le nostre caratteristiche, più col fondo duro, quindi più scattante, ecco.
Insomma, speriamo che tornino le rubi, Franco. Ecco, con questo sole inizialmente la neve potrà velocizzarsi, perché si formerebbe sulla pista quella pellicolina d'acqua che farebbe scorrere un po' più gli sci, poi col passare dei tanti minuti, a quel punto diventando acqua, diventerebbe più difficile sciare e anche tempi di percorrenza più lunghi. Ai 16,7 km, sempre in testa Christian Hoffmann, Austria, 3,1 secondi su Fulvio Valbusa, Italia, stanno per passare i tre azzurri di seguito, Silvio Fauner. Fulvio Valbusa è già passato dell'unico, e poi il passaggio di Pietro Pillerkotterer e Maurizio Pozzi. Addirittura Maurizio Pozzi, Pietro Pillerkotterer e Silvio Fauner potrebbero passare assieme. No, perché ecco qui Silvio Fauner pronto al passaggio. Ha quasi raggiunto Henrik Forsberg, norvegese, partito 1 minuto e mezzo prima. Silvio Fauner tranquilla la sua sciata, una distribuzione più regolare, ed eccola dietro due azzurri. Ottavo per ora Silvio Fauner, destinato a scendere un po' in classifica. E poi l'attesa per il passaggio di Pietro Pillerkotterer di Sappada come Silvio Fauner e Maurizio Pozzi di Bormio. Va sul terzo posto. Italiani al secondo, terzo, settimo e decimo posto dopo 16,7 km. La gara è entrata davvero nel vivo, si fa sul serio. Pietro Pillerkotterer e Maurizio Pozzi vedono non molto avanti Silvio Fauner. Potrebbero raggiungerlo. Attenzione per Alexei Prokhorov, che va al vicino al miglior tempo. Alexei Prokhorov, che per ora ha lo svantaggio di essere da solo, ma il vantaggio di sapere i ritmi che stanno tenendo gli altri. Alexei Prokhorov, 17 km, potrebbe esserci il primo sorpasso, forse no, forse non ancora, su Christian Hoffmann. Non gli manca molto. Poi andremo a scorrere, a provare a scorrere la classifica degli 8,5 km, dove dovrebbe esserci stato il passaggio di Juan Jesus Gutierrez. Miglior tempo per Alexei Prokhorov, passa in testa il russo, è il campione mondiale della 30 km a tecnica libera, un tempo fino a un paio di stagioni fa nettamente più bravo nella tecnica classica, ma adesso davvero miglioratissimo nella tecnica libera. Oltretutto è un uomo che sulle distanze lunghe e lunghissime fa cose superiori e migliori, come del resto Pietro Pillerkotterer, che è quarto a 11 secondi. Fulvio Valbusa è lì, sono indietro i due norvegesi, chissà se per rendimento, per materiale o per scelta tattica. Intanto risultati al chilometro 8,5, Achim Walcher, Austria, numero 43, passato 14°. Non c'è invece traccia nelle prime piazze di Juan Jesus Gutierrez, nettamente indietro, scivolato davvero molto indietro lo spagnolo, mentre Turn Arne Hetland, davvero assolutamente una controfigura del grande atleta visto altre volte. Gutierrez è addirittura ultimo, a 4 minuti di ritardo agli 8,5 km, dove è passato il cinese con il numero 46, che era partito a sua volta molto forte, Ku, il cinese Don Hua Ku, che però è scivolato al 27° posto. Niente da segnalare. Al 15° posto, agli 8,5 km, c'è Hervé Ballin col numero 25, che potremmo vedere anche ai 16,7 km. Ai 16,7 km, allora, Alexei Prokhorov, russo, davanti. Prossimo passaggio ai 25,2 km, degno di nota. Christian Hoffmann, l'austriaco, è secondo a 3,7 secondi. Terzi e quarti gli azzurri, Fulvio Valbusa, 6,8 secondi. Pillerkotterer, 11,8 secondi in ritardo. Poi Johan Mühlegg, Germania, 20 secondi. Bjørn Dæhlie, Norvegia, 33. Thomas Alsgaard, Norvegia, 35. Maurizio Pozzi, Italia, 42. Poi Niklas Jonsson, Svezia, siamo agli 8,5 km intanto. Niklas Jonsson, Svezia, c'è stato l'inserimento al 12° e 13° posto dei due italiani, Silvio Fauner e Maurizio Pozzi, a 35,38 secondi, no, siamo al chilometro 8,5. Maurizio Pozzi è ottavo a 42 secondi e Silvio Fauner a 56. Batory, tempi già superiori però. Silvio Fauner partito lento, fin troppo tranquillo. Difficile a questo punto immaginare che sia stata scelta tattica, ma difficile anche immaginare che abbia speso moltissimo Silvio Fauner, che esce da questi giochi olimpici con la medaglia d'argento, frutto di una volata persa di pochissimo con l'uomo più in forma di questi giochi, cioè
Thomas Alsgaard ed esce con la medaglia di bronzo davvero insperata nella 30 km a tecnica libera, tecnica classica, pardon, d'inizio giochi. Bathory, lontano, 2 minuti. Considerazione ancora da Andrea Fusco. Ma Fabio Mai diceva, Prokhorov in testa, non molla più il russo perché piuttosto che cedere qualche centimetro muore sulla neve. Ma sì, ma poi anche le sue caratteristiche, vediamo che in tutte le gare lui dalla seconda metà in poi guadagna tantissimo, insomma accelera sempre e quindi oggi è sicuramente un osso duro. Franco Bagagna diceva nella sua cronaca che Fauner è partito non proprio fortissimo, probabilmente un atteggiamento tattico, mentre stupisce l'aggressività subito di Valbuena e Piller-Kotter. Ma sì, sicuramente anche a me sembra di vedere nei passaggi qua che il Silvio sia tranquillo, non guarda per il momento la classifica e fa il suo ritmo, mentre il Bubo forse, non so, è partito con l'idea veramente di andare a raggiungere l'Asgard e poi di rimanerci assieme. Considerazioni su Daly Alsgaard da Fabio Mai, sentiamo Andrea. Sì, volevo, ecco, diceva proprio Bragagna su Daly Alsgaard delle considerazioni, anche un diverso atteggiamento, un diverso modo di interpretare la corsa. Che cosa ti sta stupendo in più di questi due norvegesi? Mentre è scomparso Jetland, uno dei favoriti. Ma mi stupisce un po' che appunto il Daly è uno che parte sempre fortissimo, cerca di guadagnare più possibile all'inizio, ha sempre fatto così, mentre oggi si è fatto raggiungere dall'austriaco, rimasto per il momento rimane sulle code di Hoffman e non so, forse ha cambiato tattica visto che non è mai riuscito a vincere una 50 km o perlomeno ha vinto a Lillehammer, Alberville e basta. Asgard io pensavo che partisse molto più deciso, invece tranquillo anche lui, non so se... Penso che comunque sia solo una tattica, sia questione di tattica e dalla metà della gara in poi usciranno sicuramente. Anche perché il momento della verità, dicevi poco fa, si avrà intorno al 40esimo, 42esimo chilometro. Sì, infatti, perché i primi 30 chilometri diciamo che si bevono come un bicchiere d'acqua, dal 30 al 40esimo si comincia magari a accusare la fatica e poi ci sono gli ultimi 10 chilometri che sono eterni, non finiscono mai. Hervé Ballon, bene, non benissimo, però considerazioni che possono essere anche di scelta tattica. Classifica ai 16,7 km, si comincia davvero a fare molto più che sul serio. Alexei Prokhorov, russo, è davanti con 3,7 secondi sull'austriaco Christian Hoffmann, altro francese al passaggio ai 16,7 km, ed è Vincent Vitou. Terzo posto per Fulvio Valbuena, Italia, 6,8 secondi il ritardo, si è agganciato a Thomas Alsgaard, Norvegia, il favorito della vigilia. Quarto posto per Pietro Piller-Kotter, 11,8 secondi il ritardo per il Pierino del fondo italiano e mondiale, inseritosi l'unico come grande rivelazione lo scorso anno, sfiorò il podio nella 30 km a tecnica libera di Trondheim ai mondiali, quest'anno un'eccellente gara a Ramsau in Germania dove è finito 30 km a tecnica libera ancora al quarto posto facendo sempre gara da solo. In quell'occasione ci fu la vittoria di Thomas Alsgaard che si trascinò al traino Silvio Fauner da allora entrato in grossa condizione dopo un inizio stentato di stagione dovuto alla rottura della clavicola in un incidente di bicicletta con il rampichino. Eccola la situazione al chilometro 16,7. Stupisce, si diceva, la partenza sin troppo misurata, tranquilla di Bjørn Daly. E tutto sommato Thomas Alsgaard è partito magari puntando ad una distribuzione regolare dello sforzo, ma si è visto piombare addosso un Fulvio Valbuena che potrebbe dargli dei dispiaceri, ma intanto appena passati allo stadio con Fulvio Valbuena adesso davanti a Thomas Alsgaard e l'impressione è che Fulvio Valbuena in questo momento almeno, siamo vicini al 25esimo chilometro o al 23esimo chilometro, sembra che Fulvio Valbuena ne abbia un po' di più, si è messo a tirare, forse perché non lo faceva Alsgaard. Tutte considerazioni da fare che magari giriamo. Ecco intanto il passaggio di Alexei Prokhorov, le considerazioni le giriamo ad Andrea Fusco in coppia con Fabio Mai. Soprattutto seguiamo la coppia Valbuena-Alsgaard. Valbuena si diceva ha rotto gli indugi ed è andato avanti a tirare, anche perché evidentemente il norvegese non spingendo rischiava di far perdere secondi preziosi proprio a Valbuena. Ma sì, in effetti probabilmente il Bubo si sente bene e non vuol perdere terreno dal Prokhorov, continua, sì, vedo che ha davanti lui adesso, continua
continua a girarsi, a guardare l'Asgar, ma probabilmente si sente in forza, ecco. Ci sembra invece che faccia un po' fatica, almeno per il passaggio che abbiamo visto allo stadio, Asgard, a stare dietro a Valbuena. La sua non è l'azione sciolta che abbiamo visto nei giorni scorsi. Ma non credo, cioè è difficile dare un giudizio su Asgard, insomma, scia sempre talmente tranquillo che sembra che faccia allenamento, quindi è un po' difficile. Adesso aspettiamo un po' più avanti e poi vedremo cosa succede. Arriva l'Estone Melis Asme per un tempo intorno alla 25esima posizione. Abbiamo visto prima passare Jorge Ribo, come è chiamato dalla grafica, con il nome di battesimo Jorge in castigliano, in realtà è catalano e il Jorge diventa Shordi. Melis Asme, un Estonia che comincia a decollare, magari non con Asme ma con altri atleti, e nell'altra tecnica il passo alternato del passo spinto della tecnica classica, cioè Andrus Verpalu, Jakme, atleti capaci di grossi miglioramenti quest'anno. Arriva Stefan Kunz del Liechtenstein, non si è visto a grandi livelli quest'anno Markus Hasler, altro atleta del Liechtenstein, a lungo nel gruppo rosso dei migliori, ne è uscito da poco. Stefan Kunz intanto per un piazzamento oltre il 20° posto. Tra poco passaggi ai 25,2 km e saremo nella metà discendente. Arriva Ashvanden ai 16,7 km, tutti i tempi comunque superiori. Da attendere sarà magari col 43. Achim Balcher dell'Austria. Ashvanden. Billy Ashvanden per una svizzera che sia fra le donne con una eccellente staffetta, sono arrivate quarte Natasha Leonardi con una bella prestazione, è stata scavalcata proprio nel finale da Stefania Belmondo. Anche i maschi hanno fatto bene con grossi miglioramenti, Beat Koch è andato bene nelle gare a tecnica classica, ed ecco Ashvanden per un piazzamento fra i primi 20, ma non più di una trentina. Sono al chilometro 16,7 in attesa di verificare quanto accaduto lungo la strada fino al chilometro 25,2. 16,7 km, mentre arriva l'atleta del Kazakistan Andrei Nevzorov, certo non forte come Vladimir Smirnov, che è partito molto tranquillo, regolato, però forse un po' troppo, e a questo punto diventa anche questione di capacità di rendimento più che di scelta tattica. Nevzorov, ma andiamo con la classifica dei 16,7 km. Alexei Prokhorov, Russia, il più pericoloso nella lotta per l'oro a questo punto, pensando ad un possibile cambio di marcia di Thomas Alsgaard o a una discesa del rendimento di Pietro Pillerkotter, o forse ancora di più di Fulvio Valbuena, perché Pietro Pillerkotter è più fondista da lunghe distanze di Bubo, del Bubo di Bosco Chiesanuova, Verona. Christian Hoffmann è secondo a 3,7 secondi, Fulvio Valbuena è terzo a 6,8 secondi, Pietro Pillerkotter Italia è quarto a 11,8 secondi, Johan Mülleck Germania, poi Bjørn Dahl Norvegia sesto a 33 secondi in compagnia fino a poco fa di quel Christian Hoffmann che in poco tempo era arrivato sul norvegese e di fatto ne sfruttava l'efficienza ed il ritmo. Thomas Alsgaard invece è stato raggiunto da Fulvio Valbuena, che per un po' è stato lì per tenerlo, mentre dallo stadio sono passati Maurizio Pozzi e Pietro Pillerkotter, e chiedo magari ad Andrea Fusco se ha visto passare Silvio Fauner qualcosa prima. Ma no, qui evidentemente il passaggio c'è sfuggito di Silvio Fauner, e in realtà stavamo anche parlando con Paolo Tomasini, il nostro operatore, che si è addentrato nei boschi e ha detto che la neve si sta deteriorando, sta diventando sempre più granulosa, Franco. Potrebbero esserci davvero dei colpi di scena. Maxim Piciugin al chilometro 8,5 per un risultato niente di speciale per il russo, che fu nella squadra di staffetta dello scorso anno in terza frazione proprio con Pietro Pillerkotter, viaggiarono quasi assieme anche allo stadio. Si va deteriorando la neve, sempre meno compatta rispetto all'inizio, e Maxim Piciugin arrivò quarto in quella staffetta quando poi Bubo Fulvio Valbuena batté in volata in modo imperioso, con una rimonta anche dopo una caduta, Alexei Prokhorov, che tutto è fuorché un velocista, però è grandissimo fondista da distanze lunghe e va
a candidarsi per la medaglia d'oro. Treni, trenini, Achim Baltia al chilometro 16,7 con un buon piazzamento, eccolo qui. Si diceva del chilometro 16,7 con Valbusa terzo, Piller Kotter quarto, Pozzi ottavo e Fauner undicesimo. E adesso l'attesa è per il chilometro 25,2 per verificare i primi passaggi da Vladimir Smirnov, numero 1 in poi. Valcher con un tempo superiore a quello di Silvio Fauner a, diciamo, poco meno di un terzo di gara. Non dovrebbero esserci altri inserimenti di altri atleti, visti almeno i tempi di passaggio al chilometro 13, che è il passaggio precedente. La gara si dovrebbe chiudere con il numero 18, Alexei Prokhorov, che si candida senza mezzi termini per la medaglia d'oro, con possibili grandi avversari, i due italiani Pietro Piller Kotter e Fulvio Valbusa, sempre che Fulvio Valbusa tenga alla distanza. 14° posto per Achim Valcher, una piazza dietro il pericoloso francese Hervé Ballan. Attesa per il chilometro 25,2, dove non passerà molto tempo per il passaggio di Christian Hoffmann, che interessa vedere anche se ancora con Björn Daly. E poi di seguito Fulvio Valbusa, magari con Thomas Alskart, e poi ancora 14, 15 e 16 tra italiani, Silvio Fauner, Maurizio Pozzi e ecco il chilometro 25. Silvio Fauner, Maurizio Pozzi e Pietro Piller Kotter. Vladimir Smirnov ed ecco il terzetto. Björn Daly che lavora anche per Christian Hoffmann, ma adesso sembra più brillante Björn Daly, che è partito più controllato, più tranquillo. Hoffmann sembra fare un po' di fatica nel tenere il ritmo del formidabile norvegese, che ha nella distanza un tallone d'Achille. Christian Hoffmann va comunque per migliorare il tempo, che al chilometro 25 farà il casacco o cosacco, perché cosacco deriva proprio da questo, dal fatto di Kazakistan. Vladimir Smirnov, miglior tempo ma per poco per Vladimir Smirnov. Pronti a miglioraglielo Christian Hoffmann, il terzo di questo trenino. Christian Hoffmann primo, 28,9 secondi su Björn Daly, Norvegia, 58,9 secondi su Niklas Jonsson, Svezia, sono tutti e tre assieme. E poi Vladimir Smirnov a 1,25, fra poco Fulvio Valbusa che potrebbe inserirsi al secondo posto. Da verificare se Valbusa è ancora assieme a Thomas Alskart. Arriva Alskart e Valbusa, vediamo, è già miglior tempo per Christian Hoffmann, sono assieme. Fulvio Valbusa, adesso Alskart va davanti. In precedenza al chilometro 21 più o meno, passaggio dallo stadio, Valbusa era davanti su Thomas Alskart. Potrebbe appoggiarsi al rendimento del norvegese a questo punto Fulvio Valbusa, finché ne avrà. Siamo a metà gara, poco più. Bisogna ricordare che dal chilometro 35 e anche 40 in poi, se arriva la crisi, arriva secca. Valbusa per il secondo tempo con Björn Daly, che ha aumentato il rendimento. Thomas Alskart a tirare in questo tandem con Fulvio Valbusa. Poi i migliori numeri, 14, ma forse ancor più, 15, 16 e 18. L'attesa per Valbusa che va al secondo tempo, perde da Christian Hoffmann. Fulvio Valbusa perde 22 secondi, sono due atteggiamenti simili. Christian Hoffmann sta approfittando del ritmo di Björn Daly e Fulvio Valbusa di quello di Thomas Alskart. Christian Hoffmann primo, Austria, Fulvio Valbusa secondo, Italia, 22 secondi e 3, mentre sta per arrivare Johan Mulek. Poi Björn Daly, Norvegia, 28,9, Thomas Alskart, Norvegia, 50 secondi. Ancora a linea ad Andrea Fusco. Sì, ti volevo dire anche già da prima che c'era la novità. Abbiamo visto transitare al traguardo insieme Pozzi e Fauner. Non c'era invece traccia di Piller Kotter, che era insieme con Pozzi, lo aveva superato. Sono passati diversi secondi, poi finalmente si è vista la sagoma di Piller Kotter, ma Radio Corsa ci informa che durante una discesa è caduto. Aia. E quindi ha perso dei secondi davvero preziosi. Tant'è, ecco perché non riuscivamo più a vederlo, non riuscivamo più ad avere
notizie di lui. Importante questa segnalazione, la caduta di Pietro Pillar-Cotter ha rotto tutto, bisogna rimettersi in pista, in una gara dove bisogna essere sempre molto regolari, ricominciare a trovare ritmo, rifare la gara e a questo punto riraggiungere se sarà capace, ma tutto questo costa energie. Maurizio Pozzi assieme a Silvio Fauner. Peccato questa caduta, davvero. Giriamo anche questa considerazione a Fabio Mai. Sì Fabio, allora questa caduta di Pietro Pillar-Cotter, anche se Claudio Saba ti ha informato, non ne sa molto di più, quanto potrà incidere sul rendimento finale? Sicuramente io penso che inciderà molto, anche perché dipenderà dalle condizioni di Pietro adesso, se si è fatto male o se non è successo niente. Comunque credo che proprio niente non sia successo, nel senso che una caduta vabbè, può capitare, però ci si rialza e si riparte subito, mentre lui ha perso un paio di minuti, dunque credo che, non so, magari abbia riportato qualche contusione o qualcosa, bisognerà chiedere poi a lui, non si sa niente di preciso, ecco. Un paio di minuti persi significa salutare le speranze di medaglia con un paio di minuti persi. Peccato davvero per Pietro Pillar-Cotter, che aveva preparato alla grande questa gara e poteva essere davvero la grande speranza da medaglia degli azzurri oggi, tant'è che era partito veramente con ritmo regolato e regolare, andando a prendere Maurizio Pozzi e Silvio Fauner, ed era la sua gara. Alois Stadlober a metà gara, in testa c'è Christian Hoffmann, Austria, secondo Fulvio Valbusa, Italia, 22 secondi e 3, il terzo posto di Björn Dahl in Norvegia, 28 secondi e 9, quarto Johan Mulek, Germania, 45 secondi, poi Thomas Alsgaard, Norvegia, 50 secondi. L'attesa per Maurizio Pozzi e Silvio Fauner dopo Alois Stadlober, che vediamo. Mentre Fulvio Valbusa e Thomas Alsgaard si danno il cambio, perché Fulvio Valbusa passa davanti adesso allo stadio. Questa è Radio Cronaca, perché non è inquadrata. Allo stadio sembra sempre allungare un po' Fulvio Valbusa, che sembra avere sci molto veloci in discesa. Alois Stadlober intanto nettamente fuori gara, mentre siamo vicini ai 25 km 2, dove c'è Anders Eide per Maurizio Pozzi e Silvio Fauner. Anders Eide finisce dietro ai 16 km 7, intanto nessun inserimento, e neanche ai 13 km dove atleti con numeri alti non sono riusciti a fare grandissime cose. La gara la fanno i primi 18, il numero 18 è Alexei Prokhorov, per ora in testa ai 16 km e 7, arriva Gerhard Uhren ai 16 km e 7, va bene ma non benissimo, mentre ai 25.2 l'attesa è per Silvio Fauner con Maurizio Pozzi, numeri 14 e 15, due minuti persi per una caduta allora per Pietro Pillar-Cotter, davvero una disdetta. Ecco, Silvio Fauner e Maurizio Pozzi hanno raggiunto Turnin Mugren, scavalcato Maurizio Pozzi, valtellinese, messo meglio ovviamente di Silvio Fauner, non faranno meglio del connazionale Fulvio Valbusa, che sembra averne neve, intanto che si può intuire lì sotto la grafica lenta anche, che va decomponendosi via via. Ultima giornata questa dei giochi olimpici di Nagano e la sfortuna ci ha messo lo zampino, per non dire lo zampone, ancora. Prokhorov per il miglior tempo ai 25 km 2. Prokhorov, quando è in testa, ma solo per ora, Christian Hoffmann, Austria. Sesto e settimo, sesto e ottavo, Pozzi e Fauner. E adesso scivoleranno indietro di una posizione, perché Alexei Prokhorov va per il miglior tempo. Alexei Prokhorov e Christian Hoffmann, ma Alexei Prokhorov deve fare tutto da solo, proverà a raggiungere adesso Pozzi e Fauner, ha già raggiunto e scavalcato Pietro Pillar-Cotter a causa della caduta del Veneto, ed eccolo al miglior tempo Alexei Prokhorov, che non va, beh insomma siamo lì con i tempi, non va decisamente a fare in modo netto meglio di Christian Hoffmann, che può godere del lavoro che per lui fa incessantemente Björn Dahl, che oltretutto è così generoso che non sta tanto a preoccuparsi di questioni tattiche. 3 secondi e 7 erano
secondi e decimi di vantaggio ai 16,7 km, adesso sono 3,5 secondi. Poi Valbusa, Daly e Giugiu. Maurizio Pozzi è settimo, Silvio Fauner è nono. Annunciata per la seconda parte di gara una riscossa di Silvio Fauner, che comunque sta andando già discretamente. Ed invece non ci sono avvisaglie del passaggio di Pietro Piller-Kotrer. Pietro Piller-Kotrer dovrebbe essere intorno alla 15ª, 20ª posizione a causa di quella caduta. Prokhorov, colonna sonora meritata per il russo, che va incontro ad una medaglia d'oro possibile. L'iniziale interpretazione era stata quella di un Piller-Kotrer che avesse perso qualcosa per una caduta e quindi diventava difficile dover ricominciare da capo, reinventarsi il ritmo, tornare su Pozzi e a quel punto anche Fauner, sprecando energie che diventano importantissime alla distanza. Ma da quella caduta ha perso molto Pietro Piller-Kotrer, che è ancora in gara, annunciato in un piazzamento intorno al 20º posto. Ha perso tanto, tanto, eccolo Pietro. Disdetta per lui, che preparava pensandoci da tempo questa gara per fare una grande gara. Va sui tempi di Lubomir Buchta, finirà qualcosina sopra Pietro Piller-Kotrer. Tutta una stagione pensando a questo traguardo, con abbiamo sentito si tocca anche la caviglia, sembrava, abbiamo sentito la voce di Sandro Vanoi, che ci ha accompagnato in questi giochi olimpici nelle gare femminili dalla in cabina. Sembra sfiduciato anche dall'atteggiamento Pietro Piller-Kotrer, che è grande combattente. Mentre intanto passaggio dallo stadio con Maurizio Pozzi, che lascia la compagnia di Silvio Fauner. Considerazioni anche su questo da bordo pista. Sì, ecco, infatti proprio per questo ti... Attenzione, scusa, sì, un attimo, qui c'è un trenone. Qui siamo a un treno lungo lungo con Björn Daly, che fa lavoro per tutti, nell'ordine. Numero 3 Björn Daly, numero 2 Niklas Jonsson, Svezia. Numero 1 Vladimir Smirnov, Kazakistan. Ma soprattutto numero 4, eccolo qui, l'austriaco Christian Hoffmann, che grazie al lavoro di Björn Daly è in testa al momento. Linea a te, Andrea Fusco. Allora, due considerazioni. La prima sull'azione di Pozzi che stacca Fauner. La seconda invece su questo trenone, come lo ha chiamato Bragagna. E sembra proprio favorito questo convoglio di formato gigante, anche perché l'azione solitaria su questa pista non è che sia particolarmente favorevole. Comunque questi due diversi momenti, come li vedi? Sì, ma vabbè, su Fauner non so, forse adesso mi sembra che si sia ricongiunto con Pozzi, perché prima di mollare anche lui venderebbe l'anima. Comunque niente, mentre sul trenone lì con Daly, Johnson e Hoffman che non molla, sta veramente andando forte fino adesso. Penso che probabilmente lì uscirà qualcosa di buono, cioè potrebbe uscire anche il vincitore, non saprei, visto che Daly adesso continua a rimanere davanti, continua a tirare e non lo so, aspettiamo a vedere se questo Hoffman veramente tiene fino alla fine. Ecco, poco fa abbiamo visto in azione Pietro Piller-Kotrer, volevamo sapere la tua impressione. Scusa un attimo, prego, vai. Ecco, sono ancora assieme Thomas Alsgaard e Fulvio Valbusa. Fulvio Valbusa nei tratti di salita resta dietro a Thomas Alsgaard, nei tratti di discesa, nei tratti in piano per ora gli va davanti ancora Andrea Fusco. Allora, l'impressione sull'azione di Pietro Piller-Kotrer, soprattutto se si è ripreso? Ma sì, per quello che ho potuto vedere io al video mi sembrava un po' distratto, insomma, che avesse perso la concentrazione. D'altronde non saprei cosa dire, anche perché magari ci bisognerà poi chiedere a lui cosa è successo. E questo sicuramente, appunto, ti chiedevamo così una sensazione a caldo. In discesa ci è sembrato addirittura che andasse quasi a spazzaneve. Sì, in effetti mi sembrava anche, sì, anch'io ho avuto la stessa sensazione, che si guardasse un po' in giro, ecco, che non avesse più la grinta che aveva prima. Solo la considerazione su questo Fulvio Valbusa, che a chilometro 29,7 è ancora secondo a 23,6 secondi da Christian Hoffmann e ha un vantaggio che è rimasto più o meno inalterato su Björn Daly. Christian Hoffmann, Austria, al primo posto 23,6 secondi su Fulvio Valbusa, Italia, 28,5 secondi su Björn Daly, Norvegia, poi a 51 Thomas Alsgaard, mentre fa per passare i 30 chilometri quasi Johan Müller, Germania. Mentre passato ora dallo stadio, Pietro Piller-Kotrer
caduta, perdita di molto tempo, quasi due minuti, anzi più di due minuti, e considerazioni adesso da bordo pista sull'azione di Pietro Piller-Kotler, che era candidato ad una medaglia financo d'oro, e quella caduta lo ha ricacciato indietro. Sì, non è più così. Sì, vedo Piller adesso che sta passando qua davanti a noi, comunque ripeto quello che è la mia sensazione, ormai mi sembra un po' sconcentrato, diciamo. Sì, probabilmente vuole portare a termine questa gara, ma non so. E anche perché siamo soltanto si fa per dire, al 30° chilometro. Tu stesso prima, Fabio, hai detto la gara comincia al 40°. Si potrebbe anche pensare, conoscendo le sue caratteristiche orgogliose, a un tentativo di recupero proprio a partire dal 40° chilometro. Sì, beh, quello sicuramente, se non ha dei problemi fisici, potrebbe sicuramente cercare di recuperare quello che ha perso, però 3 minuti comunque sono tanti, ecco. Hoffman, per ora per lui la colonna sonora, ma l'attesa è per Alexei Prokhorov, russo. Balbusa è secondo e dopo l'arrivo di Prokhorov sarà terzo. Attesa per altri al chilometro 29,7 e gli altri sono, no, siamo al 25,2 con Hervé Ballan, che va su un tempo superiore a quello di Pietro Piller-Kotler. Hervé Ballan ha raggiunto e scavalcato Andrei Nutrikhin, russo, partito mezzo minuto prima. Intanto il ritiro di Henrik Forsberg, Svezia, e ritiro anche di Grigori Mielshenin, il russo che avevamo visto bene nel primissimo tratto di gara. Miglior tempo per Prokhorov, va abbastanza lontano Hervé Ballan, per cui gli anni sono passati ed anche il rendimento è sceso. Ancora considerazioni e rammarico per la caduta di Pietro Piller-Kotler, la carta più importante da medaglia, financo d'oro si diceva, in questa gara. Era partito con il giusto piglio e la giusta scelta tattica, approdare su Maurizio Pozzi prima e poi Silvio Fauner, per poi andare assieme, eventualmente farsi aiutare negli eventuali momenti di difficoltà. Tutto questo vanificato da una caduta, e Pietro Piller-Kotler, anche se in questo momento Fulvio Balbusa è al secondo posto e dovrebbe scivolare al terzo dal passaggio di Prokhorov in poi, ecco, Pietro Piller-Kotler era la vera grande carta azzurra da medaglia, e ci si ripete, anche d'oro. Stadl-Ober ai 30 chilometri, per Stadl-Ober il numero 8, e allora va un po' più forte Anders Eide, partito mezzo minuto dopo. Ai 29,7 km, in attesa del passaggio di Alexei Prokhorov, c'è Christian Hoffmann davanti, austriaco, 23,6 secondi su Fulvio Balbusa, Italia, 28,5 su Bjørn Dali, Norvegia, 51,8 su Thomas Alsgaard, Norvegia, poi Johan Müllega, 56,1, Niklas Jonsson, Svezia, 58,7. Tutti questi atleti sono assieme, ma lavora per tutti Bjørn Dali, che non ha flessioni di rendimento e potrebbe tornare sotto, anche se Alexei Prokhorov sembra fin qui di livello superiore. Christian Hoffmann profitta davvero del ritmo di Bjørn Dali. Balbusa dell'aiuto che gli dà Thomas Alsgaard, poi bisognerà vedere chi e come reggerà alla distanza. Eide in attesa del passaggio di Maurizio Pozzi e Silvio Fauner, che sono ancora assieme dopo che allo stadio Maurizio Pozzi aveva accennato a staccare Silvio Fauner. Non è entrato in carburazione la coppia, tanto per parlare di motori, non è entrata per Silvio Fauner ancora, chissà se ci sarà tempo e spazio perché questo accada. Maurizio Pozzi e Silvio Fauner, davanti è il lombardo, dietro il veneto, campione mondiale del 95 di questa distanza e questa tecnica, ma la regia è giustamente preferisce Alexei Prokhorov, che stanno molto dietro, e va per migliorare il tempo di Christian Hoffmann. Maurizio Pozzi regolare la sua azione, va sui tempi di Thomas Alsgaard, qualcosa di peggio, ma solo qualcosa. Maurizio Pozzi, che era annunciato in condizioni esplosive, lo scorso anno era finito fuori della Nazionale A, la molla è scattata ed è tornato in Nazionale A con una eccellente frazione di staffetta a Bruisson, Valle d'Aosta, in Coppa del Mondo. Pozzi per il settimo tempo, più dietro invece Fauner. E l'attesa adesso è per il numero 18, Alexei Prokhorov, che farà o potrà fare il miglior tempo. E si diceva, eccolo, Alexei Prokhorov lì in fondo. E si diceva di Pozzi che poi, dopo che scattò quella molla, rientrato ovviamente in squadra, riuscì a trovare un'eccellente medaglia di bronzo
Non c'è medaglia in Coppa del Mondo. Un eccellente terzo posto, primo podio della sua carriera. Attenzione, tempo superiore per Alexei Prokhorov. E questo è un dato importante. Alexei Prokhorov perde 7 secondi da Christian Hoffmann. Al passaggio precedente 25 secondi aveva un vantaggio di 3,5. Persi in 4,5 km, 10 secondi da Hoffmann. Considerazioni da Andrea Fusco con Fabio Mai. Beh, è rimasto un po' sorpreso Fabio Mai quando ha visto la classifica, soprattutto quando ha visto Prokhorov perdere secondi da Hoffmann. Quindi questo trenone che doveva essere strategicamente importante, dare dei risultati confortanti, invece sta trascinando Prokhorov lontano dalla medaglia d'oro. Buon per Balbusa ovviamente. Sì, beh, buono per Bubo sicuramente, però adesso Deli sta sicuramente cercando di scrollarsi di dosso Hoffmann, penso. Mancano 15 chilometri, però lui resiste e difatti ha recuperato quei secondi che prima perdeva su Prokhorov. Andrea, lì si sta ecco Franco, dimmi. Il trenone ha perso qualche vagoncino e anche Christian Hoffmann sembra in crisi sotto l'incalzare dell'azione di... No, proprio in crisi no, però insomma perde il contatto con... Vediamo quando passa. Ecco qui. Davanti c'è Bjørn Dahl, poi Niklas Jonsson, Christian Hoffmann non tiene. Chissà se invece tiene il ritmo di Tomas Alsgaard, Fulvio Balbusa, perché ai 25 km 2 era, anzi ai 29 km 7 era, Christian Hoffmann, Austria davanti, 7 secondi e 3 di vantaggio su Alexei Prokhorov, Russia, 23 secondi e 6 su Fulvio Balbusa, Italia, 28 e mezzo su un Bjørn Dahl, adesso scatenato, Norvegia, Tomas Alsgaard a 51 e 8, Johan Müllegg a 56, ottavo Pozzi, a 1,8 decimo Silvio Fauner. Scivolato invece indietro Pietro Pillar-Cotterer a causa di quella malaugurata e disgraziata caduta. Li vediamo, davanti c'è Bjørn Dahl, il numero 3, poi lo svedese Niklas Jonsson. Ecco Fulvio Balbusa con Tomas Alsgaard, sono assieme davanti al Bubo. E vedremo il tempo di passaggio ai 29,7, c'è davanti Christian Hoffmann con 7 secondi e 3. E Balbusa a 23 secondi e 6. Tutto questo da confrontare con il passaggio ai 33,4. Fulvio Balbusa, Tomas Alsgaard, passaggio ai 33 secondi, 33 km 4 con Christian Hoffmann che è davanti su Bjørn Dahl, no, 29 secondi. Ed ecco Fulvio Balbusa che ha dietro Tomas Alsgaard. Bjørn Dahl potrebbe essere passato davanti a Balbusa in questo tratto. Eccolo Balbusa, chissà se la sua azione la vede Fabio Mai dal maxi schermo. Forse a te Andrea Fusco. Beh, intanto Hoffmann resiste fino alla fine, anche se in questo tratto in salita abbiamo già visto che qualche metro lo deve cedere. Ma volevo domandare soprattutto l'impressione a Mai sull'azione di Balbusa, che ha sempre dietro Alsgaard, che non molla ad un centimetro. Adesso stanno passando qua davanti, il Bubo mi sembrava ancora fresco, che abbia ancora energia addosso, mi sembra di vedere che ha un buon ritmo come il Dahl, come il Dahl insomma, che sta spingendo, sta cercando di scollarsi di addosso Hoffmann e staremo a vedere. Ormai adesso siamo nel vivo della corsa, ma 15 km è giusto che chi deve attaccare attacchi. Adesso è Dahl l'uomo, perché Dahl è in netto recupero. Hoffmann, Austria, Dahl, Norvegia, 29 secondi, ma deve togliersi di torno l'austriaco Dahl se vuole andare alla medaglia d'oro, perché l'austriaco gli è partito mezzo minuto dopo e l'ha raggiunto. Considerazioni tattiche su questo vengono a Iosa. Christian Hoffmann ha bruciato subito il distacco, tutto tranquillo, e adesso per lunghi tratti Hoffmann ha approfittato del lavoro di Bjørn Dahl e non ha tirato per un attimo. Balbusa a questo punto è terzo a 45 secondi, scavalcato da Bjørn Dahl. Perde anche Balbusa da Christian Hoffmann, perché in precedenza al 29,7 il ritardo di Balbusa da Hoffmann era di 23 secondi. Però Hoffmann può usufruire del lavoro di Bjørn Dahl. Nel momento in cui si staccherà è possibile presumere che Christian Hoffmann perda secondi su secondi, perché non era parso in grande condizione. Guardate che neve terribile, cominciano ad esserci le dune, i solchi, e anche su questo e sull'eventuale incidenza di questo fatto sulla gara, considerazioni di Andrea Fusco, mentre Pietro Pillar-Cotterer lo vediamo scivolato al 15° posto, si aspetta l'arrivo di Ivan Batory. Peccato per Pietro Pillar-Cotterer, che era la carta italiana da medaglia e da medaglia d'oro. Peccato per Pietro Pillar-Cotterer quella caduta che lo ha cacciato lontano.
neve difficile, molti solchi. Sentiamo con Andrea Fusco Fabio Mai. Ma Fabio Mai stava facendo questa considerazione, cioè che il Delhi sicuramente sta attaccando, però Valbuza potrebbe essere avvantaggiato anche dalla vicinanza di Alsgard, uno stimolo in più per tentare di recuperare i secondi che mancano e sono 16 da Delhi. Sì, penso che il Bubo, se sta bene, che riesce a tenere quel ritmo qua, sicuramente con Asgard è uno che potrebbe dargli una mano adesso nel finale. Delhi stiamo a vedere se terrà questo ritmo fino alla fine o se magari anche lui avrà dei cedimenti. Cioè, non bisogna soltanto, Andrea, aspettare. Dimmi Franco. Considerazione tattica mentre musica per Christian Hoffmann. C'è questo Prokhorov che sembrava un po' in cedimento. L'uomo del momento è sicuramente Bjørn Dæhlie, il norvegese. Valbuza ha dietro di sé, a fianco a sé, a volte davanti a sé, Tomas Alsgaard, che è partitogli mezzo minuto prima e in realtà in classifica è mezzo minuto dietro. Ecco, Alsgaard potrebbe anche dare una mano a Fulvio Valbuza oppure farà azione passiva per aiutare Bjørn Dæhlie. Tra Bjørn Dæhlie e Tomas Alsgaard non c'è amore, non c'è neanche grande inimicizia, diciamo che c'è stima reciproca, però forse aiutare Dæhlie giocando passivamente con Valbuza forse sarebbe troppo per Alsgaard, che potrebbe anche voler giocare le sue carte. Tutte allora, queste considerazioni riassunte in un bignamino da Andrea Fusco a Fabio Mai. Sì, allora Alsgaard potrebbe fare il gioco di Dæhlie, nel senso un'azione quasi passiva per risucchiare Valbuza, oppure qui non ci sono giochi di squadra e Alsgaard tenterà di dare veramente il massimo per arrivare a un bronzo. Io penso che i giochi di squadra nell'uscita di fondo sono un po' difficili da realizzare, anche perché comunque c'è uno sport individuale, quindi se uno ne ha dentro sicuramente cerca di staccare l'altro. In questo caso c'è il Bubo e l'Asgard e io penso che nel finale l'Asgard proverà a andare via. A proposito di atteggiamenti tattici, le condizioni di Hoffmann secondo Fabio Mai, ecco, volevo prima chiedere a Mai, Franco, al di là di quell'azione incisiva da parte di Dæhlie, Valbuza non deve aspettare un cedimento di Dæhlie, deve attaccare se ne ha. No, sicuramente non deve aspettare nessuno, anche lui deve cercare di dare tutto quello che ha anche lui e appunto magari nel finale sperare in Asgard, in un aiuto, magari sì, appunto che se attacca l'Asgard per salire sul podio, lui cercare di sfruttare questo e rimanergli attaccato, non so, stiamo a vedere. Hoffmann. Hoffmann mi sembrava un po' in crisi, sotto la spinta di Dæhlie mi sembrava che cominciava a perdere i colpi, forse appunto è partito un po' troppo forte, ha usato troppo, non so, magari ha fatto bene, almeno ha provato, insomma, ecco. Notazione di colore, Franco, è arrivato il cuoco dell'Italia, Walter con la bandiera tricolore. È si di dice che porti bene. Beh sì, infatti l'abbiamo detto apposta per questo. Siamo al passaggio dei 33-4 con Alexei Prokhorov, che sembra non andare a migliorare il tempo di Christian Hoffmann. Situazione tutta da leggere e da interpretare. Al chilometro 33-4 c'è Christian Hoffmann, Austria, davanti, ma non sembra così brillante. Secondo posto per Bjørn Dæhlie, Norvegia, che sta di fatto trainandosi dietro, a meno che non ci sia stato distacco, trainandosi dietro proprio Hoffmann. Potrebbe fare il suo gioco, ma se lo stacca riuscirà decisamente a dargli quei 30 secondi che lo separano dal primo posto. E poi c'è Fulvio Valbuza, che può godere del vantaggio di essere con Tomas Alsgaard, che può fare lavoro per sé, lavoro per Valbuza e anche lavoro per Bjørn Dæhlie, a seconda di come si comporta. Ecco Maurizio Pozzi subito dietro a Silvio Fauner, sono sempre assieme i due. Maurizio Pozzi va all'ottavo posto, adesso Fauner al nono, mentre in precedenza al 29.7, al chilometro 29.7, il passaggio di Pietro Pillerkotter era alla 14ª posizione, quindi regge Pillerkotter, anzi guadagna qualcosa. Ma per Pietro davvero quella disdetta di quella caduta, mentre era lanciato decisamente verso una medaglia e anche di colore molto bello. Prokhorov, 40 secondi prende, ed è terzo a questo punto ed è in cedimento su Valbuza. Valbuza ha recuperato moltissimo su di lui, anche un Prokhorov che non sembra di brillantezza entusiasmante. Andrea Fusco. Ecco, quando è apparso il nome di Prokhorov con il distacco di 39 secondi, Fabio Mai non ha saputo trattenere una esclamazione. Si pensava a un mancato cedimento da parte di Prokhorov, che morde la neve
con i denti, e invece qualche cosa sta accadendo, Fabio. E poi è solo. E poi, tra l'altro, come dice, come sottolinea giustamente Bragagna, è solo, quindi farà ancora più difficoltà adesso. Sì, beh, sicuramente, ecco, questo potrebbe avvantaggiare magari il Bubo che è in compagnia di Asgard. Sotto la spinta del Deli sta cominciando, ha perso qualche secondo il Procuroro, forse il Deli che comunque sta veramente macinando sì, un buon ritmo, ecco, fortissimo, sta cominciando a guadagnare, non so. Penso che comunque Procuroro, io aspetterei ancora un momento a lasciarlo fuori dalla lotta per la medaglia, ecco. Andrea. Eccoci. Faccio adesso una considerazione mentre vedo Pietro Pillercotter, che ti prego fuori onda magari di riassumere a Fabio Mai. Ecco, Pillercotter lo vediamo al passaggio ai 33,4 km e sta piano piano di nuovo recuperando qualcosa, ma quei 2 minuti e mezzo, 3 persi per la caduta, certo, non si annullano, non si cancellano con un colpo di straccio. Bjørn Dæhlie, le sue condizioni a questi giochi olimpici non da Dæhlie, non strepitose, non super, non il Bjørn Dæhlie dei mondiali dello scorso anno. Però può essere che nel corso di questi mondiali Bjørn Dæhlie via via, sulle varie distanze, vincendo ma stentando un po' la 10 km a tecnica classica, vincendo la medaglia d'argento nella 15 km a tecnica libera in seguimento e vincendo la medaglia d'oro nella staffetta, via via possa aver affinato la forma e trovatola. Adesso andiamo a vedere Pietro Pillercotter al passaggio ai 33,4 km, lo seguiamo ed intanto, e poi sentiremo le considerazioni su questo fatto da Fabio Mai. Oltretutto un Bjørn Dæhlie mai avveduto come oggi nella 50 km. Di solito il norvegese, forse il più grande atleta di tutti i tempi dello sci di fondo, di solito Bjørn Dæhlie piazza dentro delle tirate all'inizio o anche delle tirate intermedie in brevi tratti che poi rischia di pagare alla fine. E su Pietro Pillercotter, che piano piano torna verso lo stadio e arriva al chilometro 33,4, si guarda in giro, il Pierino è solito fare così, questo atteggiamento che sembra disinvolto, un po' distratto, gli accadeva anche a Holmen Kollen quando vinceva, ha parlato in pratica per tutta la gara sapendo del suo vantaggio, ragazzo molto esuberante questo veneto che oggi avremmo trovato, dico e scrivo e garantisco, sicuramente sul podio. Peccato per quella caduta. Fabio Mai con Andrea Fusco. E allora torniamo su Dæhlie mentre Fabio Mai segue con un po' di apprensione la corsa del compagno. Si diceva in cronaca, Fabio, che Bjørn Dæhlie, che pure qui sto conquistando, dimmi pure, Franco. No, niente, continua. Ecco, perché ho avuto una breve interruzione, credo che tu volessi intervenire proprio sulle immagini del video. Comunque si diceva di questo Dæhlie che è partito un po' in sordina qui a Nagano, anche se ha pur sempre vinto 7 titoli olimpici complessivi, e quindi una forma che via via si è affinata, ed è avvenuto l'esatto contrario delle altre gare cui era abituato Dæhlie, cioè la 50 km è partito con molta cautela e sta dando tutto nel finale, una saggezza improvvisa. Forse l'esperienza, anche lui, non lo so, l'età, riesce forse questa volta a vincere questa medaglia sulla 50 km, che è una delle poche gare che ha vinto, diciamo, un po' raramente. Questa volta adesso non è ancora finita, comunque sembra che lui stia veramente andando forte adesso, ha cambiato marcia, mi sembra, quello che ho visto io. Ecco, hai notato, Franco, come Mai ripeta spesso, la gara non è finita, attenzione a tenere fuori dal podio Procuroro, attenzione a parlare di un recupero pieno da parte di Dæhlie, perché Mai, che è tra l'altro un grande interprete della 50, sa quanto possano tradire gli ultimi chilometri. Ma sì, infatti, anche perché poi questa pista qua è durissima, gli ultimi 10 km potrebbe sicuramente sconvolgere la classifica. Mi sembra sì, a vedere passare qua davanti gli atleti, che il Dæhlie, il Bubo, l'Asgard e anche il Procuroro siano quelli forse messi meglio, però aspettiamo, insomma. Lascerei fuori Hoffman, che a questo punto mi sembra che sia, non so, mi sembra di vedere che stia mollando, comunque non lo so. Ecco, incredibile questo fatto.
Mentre dallo stadio passa Björn Dahlie assieme a Niklas Jonsson e non c'è Christian Hoffmann. Ecco, incredibile quello che diceva. Christian Hoffmann ha perso 15 secondi dal traino. Questa è radiocronaca, non è telecronaca. Vediamo il chilometro 30 qui con Achim Walcher che va per l'undicesimo posto. Dicevo, incredibile che a questo punto si tenga fuori considerazione un atleta come Christian Hoffmann che è in testa alla classifica al chilometro 33 e 4 con quasi mezzo minuto su Dahlie. Dahlie che si sta tirando indietro. Si diceva ancora Alexei Procuroro, fa attenzione, non toglietelo dal podio. Una cosa bisogna dire, che nella 50 chilometri le tendenze raramente si smentiscono, quindi quando cominci a perdere terreno verso il trentesimo chilometro e oltre tendi a perderne più e sempre di più. Quando cominci a guadagnarne è il discorso inverso, e quindi l'uomo da medaglia d'oro a questo punto è Björn Dahlie, nonostante sia solo virgolette secondo, il norvegese ha 29 secondi da Christian Hoffmann, ma il prossimo passaggio è 41,9 km. Peccato per le scelte registiche della televisione giapponese che a questo punto così importante della gara ci sia un salto dal chilometro 33,4 al chilometro 42, perché il chilometro 42 potrebbe dare fotografie importanti delle possibilità di inizio e di fine gara. 43, Achim Walcher, non lontani dal chilometro 41,9 con i primi, con Björn Dahlie che si è però scrollato di torno. La compagnia scomoda di Hoffmann, che ai 33,4 km erano assieme Hoffmann e Dahlie, era ancora in testa. Christian Hoffmann, Austria, a 33,4 km, primo, secondo Björn Dahlie, Norvegia, a 29, terzo Alexei Prokhorov, Russia, a 39,1 ma cedendo, quarto Fulvio Albuse, Italia, ma mantenendo. Dahlie invece sta crescendo, però anche Dahlie ogni tanto alla distanza ha trovato delle crisette, quando non crisi grosse, anche se oggi è stato avveduto, tranquillo, rischiando anche qualcosa perché Christian Hoffmann austriaco gli è piombato addosso ed ha approfittato a lungo del suo ritmo. Poteva essere una zavorra anche difficile da digerire psicologicamente, invece è rimasto tranquillo Björn Dahlie, si è tenuto in sella il fondista austriaco Hoffmann, poi piano piano ha approfittato della crisetta che sta diventando crisi di Christian Hoffmann per andarsene. E ormai al 41,9 prossimo stop del cronometro è presumibile vedere in testa Björn Dahlie, che aveva un vantaggio ai 33,4 km di 16 secondi recuperabili su Fulvio Albuza e di 10 secondi su Alexei Prokhorov, che però cedeva e cedeva sempre di più. Qualcosina per chilometro, però cedeva. Vitto, Francia, ai 33,4 km. Gli altri italiani al chilometro 33,4 sono Maurizio Pozzi al nono posto, Silvio Fauner al decimo e poi Pietro Piller-Kotter al quattordicesimo, ma il suo distacco è diventato di 4,41. Oltretutto, come indicava Massimo Tomirotti, che ormai è diventato un esperto di sci di fondo in questi giorni, dalla cabina dove tutti i giorni, e non solo dalla cabina dello sci di fondo, ha preparato i collegamenti audio con la pista, con Andrea Fusco e con i vari atleti che si sono via via succeduti, indicava distratto Pietro Piller-Kotter, guardava i tempi e seguiva la gara come se fosse a casa a Sappada davanti al televisore. Peccato, perché Pietro Piller-Kotter la gara davanti al televisore non doveva guardarla, doveva viverla, e magari al televisore, davanti al televisore, godersi i replay, i rallenti di fine gara per i migliori, per le medaglie. Ed invece maligna una caduta più o meno a un terzo di gara in cui il Veneto ha perso un paio di minuti, probabilmente facendosi anche un po' male, comunque perdendo i ritmi importanti. Può essere che Piller-Kotter concluda fra i primi 10 e quel risultato saprebbe di miracolo, anche perché in questo momento Piller-Kotter non è che stia tirando alla grande. Sfumata la medaglia, financo d'oro come si diceva, sfumata la gara, passata, persa la concentrazione. Chilometro 33,4, questa è la fotografia, ma è una fotografia non dell'esistente ma dell'antico. Pozzi e Fauner, nono e decimo posto. Fotografia dell'antico, perché in quel momento Christian Hoffmann ancora arrancava, ma a contatto alle spalle di Björn Dahlie, che nel frattempo, diciamo chilometro 35,36, se n'è andato, ha guadagnato abbastanza spazio, è presumibile che ai 42 chilometri Björn Dahlie possa essere in testa. Musica
Colonna sonora per Christian Hoffmann, ma forse effimera vista la condizione di crisi. E ricordiamo le tendenze: nella 50 km quando cominci a cedere sei destinato a cedere e cedere sempre di più. Siamo a passaggi che poco dicono, peccato davvero. Stefan Kunz va sui tempi di Pietro Pillerkotter, molto più alti, l'atleta del piccolo principato tra Austria e Svizzera, Liechtenstein, famoso per lo sci alpino, soprattutto con i fratelli Hanni Andreas Wenzel, Willy Paul Frommelt, i Marxer e via così. E adesso Birgit Heeb, gigantista di buon livello, nel regno di Deborah Compagnoni. Considerazioni così, en passant, prima del chilometro 42, e il rammarico che la regia giapponese non abbia piazzato in un momento delicato e praticamente chiave della gara uno stop del cronometro tra i 33 km e mezzo e i 42. Andiamo con considerazioni a ruota libera con Andrea Fusco assieme a Fabio Mai. Su tutto questo. E intanto poco fa sono passati, poco fa, qualche minuto fa, ovviamente per gli atleti sono un'eternità, per noi è poco fa, Valbuza e Asgard. Ed era bella, convincente la sciata di Valbuza, che ha oggi davvero la medaglia a tiro. La medaglia a tiro, ma sta mettendo in difficoltà Asgard, che riesce a recuperare soltanto nei tratti di piano. Era la stessa considerazione che faceva Fabio Mai. Poi però, quando si tratta di discesa o salita, Bubo, quando decide di andarsene, se ne va. Ma sì, forse confortato anche dai buoni materiali. Infatti, ottimi. Entrare qua nello stadio, mi sembra che tutte le volte riesca a guadagnargli quei 4-5 metri all'Asgard. Probabilmente ha degli ottimi materiali anche sotto i piedi, ecco. Bisogna vedere quanto però è vera la gara di Asgard e quanto Valbuza possa fidarsi dell'atteggiamento tattico del norvegese, sempre che sia un atteggiamento tattico. Sì, beh, in effetti, se fossi lui, a sto punto io non aspetterei niente da Asgard, andrei con le mie forze. Poi probabilmente sarà quello che sta facendo anche lui, se nel finale questo Asgard poi potrà dargli una mano, meglio. Comunque adesso deve sicuramente attaccare e dare tutto quello che ha ormai gli ultimi 10 km. 10 chilometri però sono una enormità. Qual è il momento migliore, anche perché tu conosci la pista? Sì, beh, forse 10 chilometri sono tanti, perché questa pista qua è veramente dura. Negli ultimi 5 ci sono delle salite abbastanza dure, impegnative. Poi anche la neve adesso che si è scaldata ha cominciato a mollare, quindi si è rallentata moltissimo. Comunque quando uno se lo sente deve attaccare, penso che sia il momento migliore quello. Ecco, una considerazione viene en passant, e chiedo magari ad Andrea Fusco di riassumerla fuori onda a Fabio Mai. Sono intanto ancora assieme al passaggio allo stadio Maurizio Pozzi e Silvio Fauner. Continua a fare azione più importante Maurizio Pozzi. Silvio Fauner non sembra nella giornata di Thunder Bay 95, quando vinse il titolo mondiale. Poi Valbuza veniva indicato, e probabilmente anche da chi parla, come il numero 4 di questa squadra, per un semplice motivo: non è cinquantista. Forse c'era anche un pizzico di rammarico, anche in chi parla, per non aver potuto schierare in questa gara proprio Fabio Mai, che in condizioni di grande forma e di brillantezza poteva essere carta importante anche da podio per questa 50 km. Beh, adesso la carta da medaglia a, diciamo, tre quarti di gara, e sappiamo che l'ultimo quarto a volte è molto più lungo di quelli precedenti, la carta medaglia per l'Italia è davvero solo Fulvio Valbuza, ed è una carta importante, una carta da giocare con sicurezza, salvo possibili sempre fasi finali difficili. Andrea Fusco con Fabio Mai. Diceva Bragagna che è un po' un paradosso, tutto sommato, che il quinto uomo teorico di questa 50, perché sappiamo che il dubbio era tra Valbuza e Mai, tra il quarto e il quinto uomo, sia proprio lui destinato ad andare in medaglia. E forse, alla luce di quanto sta accadendo, visto che Fauner oggi un po' non riesce a sciogliere il diesel e Pozzi anche non va come sappiamo, è tutto sommato un rammarico averti qui al parterre, anche se ci stai illuminando tecnicamente la gara. È un rammarico per voi, immaginatevi per me. No, comunque, tornando proprio a Valbuza, che doveva era in lizza con te e adesso è lì a un passo dal podio. Sta facendo una bella gara, d'altronde lui ha sempre detto che è in buona condizione, che sta bene, che voleva provarci.
giusto così, che, cioè, speriamo che prenda la medaglia, almeno se ci sono delle polemiche si smentiscono tutte e basta, finisce tutto lì, visto che se lui è il quarto uomo oggi va meglio di tutti, vuol dire che è stata la scelta giusta, ecco. Andrea, abbiamo Biondelli al chilometro 42, quando si diceva dovrà essere in testa, ma là dietro, eccolo qui, abbiamo intravisto Christian Hoffmann, che sì, ha mollato, ma non del tutto. Gran combattente questo Christian Hoffmann, potrebbe passare in testa adesso Biondelli, ovviamente passa in testa perché è il primo a passare al chilometro 41,9, con attenzione un Niklas Jonsson che non molla, anzi adesso va davanti a Biondelli. Anche questo è motivo interessante, perché davvero la lotta medaglia potrebbe ancora riaprirsi. Davamo come favorito per la medaglia d'oro a un certo punto Biondelli, ma il fatto che a questo punto Niklas Jonsson abbia cominciato a lavorare a favore di Deli riapre i discorsi a tanti. Christian Hoffmann va per il secondo posto, non molla Christian Hoffmann, perché lo si pensava molto più dietro, la crisetta c'è stata ma non crollo verticale come altre volte visto. Va per, sono a due decimi Christian Hoffmann, rifornimento per lui, due decimi di vantaggio su Biondelli. Attenzione a quel Niklas Jonsson che rischia l'equilibrio addirittura in una perdita di concentrazione per un attimo l'austriaco. Niklas Jonsson svedese ha approfittato del lavoro di Deli, potrebbe essere più fresco ed eventualmente, se Deli entrasse in crisi, partire ed andare. Quindi apriamo il ventaglio dei possibili favoriti anche a Niklas Jonsson, che potrebbe essere uomo da medaglia, se non addirittura uomo da medaglia d'oro. Arriva Vladimir Smirnov, forse fuori dal gioco delle medaglie. E poi l'attesa sarà per Alskort e Valbusa, probabilmente ancora assieme. Niklas Jonsson ad aiutare adesso Biondelli, potrebbe essere medaglia per tutti e due, in attesa che Fulvio Valbusa smentisca tutto questo. Certo, il momento chiave, il passaggio da 33 km a 41, ecco Valbusa. Tempo più alto di quello di Hoffmann ed anche più alto a questo punto di Biondelli. Valbusa stacca Tomas Alskart, oggi non super come altre volte. E attenzione, perché il tempo di Niklas Jonsson è pericoloso. Jonsson è diventato uomo medaglia. Gli è accaduto anche a Ramsau, 30 km a tecnica libera, dove per metà gara, pur partendo fuori, guardate che nevaccia, pur partendo fuori dal gruppo rosso, per metà gara era davanti Niklas Jonsson, con cedimento finale e poi fuori dai primi 10, anche se di poco. Anche qui questa considerazione va riproposta. Terrà Niklas Jonsson, che pare di tutti e tre gli uomini davanti. Adesso Valbusa va al quarto posto. Di tutti e tre gli uomini davanti, anzi di tutti e quattro, Niklas Jonsson sembra il più brillante in questo tratto. Valbusa, che forse dagli schermi può vedere anche Fabio Mai assieme ad Andrea Fusco, va per il quarto tempo, nettamente meglio di Vladimir Smirnov. E poi l'attesa sarà per Maurizio Pozzi, Silvio Fauner e ancor più per la classifica per Alexei Prokhorov. Considerazioni sul rendimento di Valbusa da Maurizio Pozzi, da Fabio Mai, siamo in confusione. Se vuoi corro e lo vado a inseguire. Pozzi, però, perché chi ha fatto? Ah no, Pozzi, sì, scusa. Però ecco, qui abbiamo più comodamente Fabio Mai, ed era un po' preoccupato Fabio Mai, perché ha subito guardato lo schermo, i riferimenti cronometrici, e ha praticamente detto, concluso, che qui si sta perdendo troppi secondi dalle posizioni che contano. In effetti il Bubo adesso ha perso parecchio sul Deli, si è inserito il Jonsson e l'Hoffmann è ancora, ha mollato, però non cerca di resistere. Tenere stretto i denti, e in più c'è Prokhorov, che secondo me è un osso duro ancora. E Prokhorov lo vedremo tra non molto al passaggio ai 42 km, dove adesso Johan Mulek, sudato per questo sole, tutti gli atleti hanno buttato via berrettini e altri copricapo. Johan Mulek non molla, saranno posizioni di interesse, forse non da medaglia, mentre dallo stadio passati Niklas Jonsson, che transita con Biondelli alle spalle, e dietro a tiro a quei 30 secondi che non devono passare Christian Hoffmann ancora in lotta. Sembrava in cedimento Christian Hoffmann l'austriaco, ed invece combatte alla grandissima per una medaglia, per quella medaglia che sembra sfuggire dalle mani di Fulvio Valbusa, anche se poi crisi di altri potranno anche esserci. Alskort, al traino di Fulvio Valbusa, non sembra il super Alskort visto altre volte. Christian Hoffmann, colonna sonora per lui, ma solo per due decimi, ai 42 km.
giornata di sole pieno ormai, con neve che è andata deteriorandosi via via. Fulvio Valbusa è sembrato avere sci molto veloci nei tratti di discesa che precedono lo stadio, molto veloci. Dopo 42 chilometri classifica così: Christian Hoffmann, Austria, Bjørn Dahle, Norvegia, che non è più il Bjørn Dahle di qualche chilometro fa, ma può sfruttare il lavoro in questo momento di un Niklas Jonsson in questo tratto di gara più brillante. E lo svedese è risalito al terzo posto a 29 secondi, quarto è Fulvio Valbusa a 55, quinto Thomas Alsgaard, Norvegia, a 1,25. In attesa del passaggio di Maurizio Pozzi e Silvio Fauner, che regolarmente si sono sistemati nelle posizioni vicine al... Ed intanto Fulvio Valbusa dallo stadio ha staccato di nuovo in modo deciso Thomas Alsgaard, che può essere che poi riesca a tornare sotto. Fulvio Valbusa al passaggio dallo stadio, mentre abbiamo atleti di relativo significato per la classifica. Valbusa al chilometro 42 è al quarto posto, dove non sono ancora passati Maurizio Pozzi e Silvio Fauner. Poi l'attesa, ma più che altro accademica, per il passaggio di Pietro Pillerkotter. La carta italiana per la medaglia d'oro oggi aveva cominciato veramente bene, sia tatticamente che di rendimento, di ritmica, ed invece è finito lungo in un tratto presumibilmente di discesa. La caduta di Pietro Pillerkotter, che si è fatto anche male inizialmente, poi ha ripreso, ha perso subito due minuti e ciao ciao, addio sogni di medaglia. Mentre dalla pista sembra, sì, stanno per passare ai 42 chilometri e 9 Maurizio Pozzi e Silvio Fauner sempre assieme, ma forse con un Silvio Fauner, così indica Radio Corsa, meno passivo dietro a Maurizio Pozzi, ma adesso protagonista in prima persona. Chissà che non possa trainare un po' Maurizio Pozzi verso altre posizioni. 30 secondi prima è partito Silvio Fauner da Maurizio Pozzi, ed ecco ancora la neve coi solchi, neve da aratro ai 42 chilometri, con Alois Stadl-Ober, che è stato raggiunto e scavalcato da Anders Eide. Ma non sono loro che dovrebbero fare classifica, potrebbero anche entrare nei primi 10. Eide meglio, perché è partito 30 secondi dopo. Ai 42 chilometri Christian Hoffmann, Austria, ma ancora con soli 2 decimi di vantaggio su Bjørn Dahle, Norvegia. Poi Niklas Jonsson, Svezia, a 29 secondi. Poi Fulvio Valbusa, Italia, 54. Thomas Alsgaard, Norvegia, 1,24. Johan Mülek, Germania, 1,42. Lontano Vladimir Smirnov. Eide e Stadl-Ober, preludio a Maurizio Pozzi e Silvio Fauner in coppia. Meglio Pozzi, perché è partito 30 secondi dopo. Assieme a Pozzi e Fauner c'era anche Pietro Pillerkotter, che era partito un minuto dopo il compaesano Silvio Fauner. Sono di Sappada entrambi. Mezzo minuto dopo Maurizio Pozzi, poi la caduta che ha di fatto tolto di mezzo dalla lotta per le medaglie, persino d'oro. Rammarico grosso. Prokhorov dietro Prokhorov, presumibilmente anche dietro Fulvio Valbusa, perché è lungo il tratto fino ai 42 chilometri. Di Alexei Prokhorov abbiamo detto, se fossero 100 chilometri il russo sottoscriverebbe subito. Oggi invece flessione alla distanza. Prokhorov ai 42 chilometri 9, già oltre Valbusa, mentre adesso è Fauner davanti con Pozzi alle spalle per un piazzamento da primi 10. Niente di più per i due azzurri, fanno meglio di Eide. L'attesa per Alexei Prokhorov, già superiore il suo tempo a quello di Fulvio Valbusa, farà forse meglio o forse no di Thomas Alsgaard, ma Prokhorov sembra in caduta se non libera, però regolare verso basse posizioni. L'uomo più in forma di questo scorcio di gara, più brillante, sembra essere Niklas Jonsson, Svezia, e buon per Bjørn Dahle che gli è assieme. Eccoli qui ai 46 km 4 quando la gara si sta facendo ormai decisiva, se non decisa. Passaggio di Pozzi e Fauner, nono e decimo ai 42 chilometri, e Prokhorov è quinto. 46 km 4, preludio al finale, con Christian Hoffmann che adesso è da solo, ed invece Bjørn Dahle ha il punto di riferimento di un Niklas Jonsson
lanciato verso almeno la medaglia di bronzo, quando non l'argento. Dovesse cedere di brutto, Christian Hoffmann, Pulli Valbusa potrebbe agguantare, acchiappare, stringere una medaglia di bronzo. E visto come potevano andare le cose, come stavano andando nel primo tratto di gara, è un risultato che soddisfa a metà per la caduta di Pietro Pillerkotter. È dato lungo la strada a 25 secondi da Niklas Jonsson Fulvio Albusa, ma a questo punto sta andando bene Niklas Jonsson, tutto sommato, anche se con un po' di fatica, altrettanto Biondelli. Sono il candidato alla medaglia d'argento il numero 2, alla medaglia d'oro il numero 3, ma il punto di riferimento non è uno di questi due, ma a questo punto è Christian Hoffmann, e ad una possibile crisi finale perché Pulli Valbusa possa salire sul podio finalmente, ed invece non per l'ennesima volta sfiorare il podio nelle gare importanti, arrivare quarto, quinto, a secondi, a centesimi. Una sola vittoria in Coppa del Mondo per Pulli Valbusa, che tante vittorie o piazzamenti di grande prestigio ha sfiorato. Dali a seguire Niklas Jonsson, primo e secondo ai 46,4 km, e l'attesa adesso è per Christian Hoffmann per vedere se effettivamente Christian Hoffmann tiene ancora. Dali, 46,4 km, è in testa con 28 secondi e 6 su Niklas Jonsson, Svezia, che fa il lavoro per lui. Intanto arriva la notizia che Juan Jesús Gutiérrez, Spagna, ha partito alla grande, forse troppo. Si è ritirato, anche se bisogna, eccolo, Hoffmann ha già un tempo superiore a quello di Dali. Sta perdendo, è questo l'atleta da tenere d'occhio per Pulli Valbusa, in condizioni buone ma non strepitose. È questo l'uomo da tenere d'occhio per l'azzurro di Bosco Chiesanuova se vorrà andare sul podio. Rischia il secondo posto a questo punto Hoffmann, ma deve tenere duro se vuole la medaglia di bronzo, almeno quella medaglia di bronzo a cui tiene, ovvio, anche Pulli Valbusa. Finirà secondo su secondo fra Pulli Valbusa e Christian Hoffmann. Finisce dietro Niklas Jonsson, che aveva, ricordo, 25 secondi di vantaggio su Pulli Valbusa. Piano piano sta perdendo Hoffmann e Pulli Valbusa potrebbe tornare in lizza. Christian Hoffmann, l'attesa adesso è per Pulli Valbusa, è terzo Hoffmann a 36,4 secondi, ecco Smirnov. Chissà se Valbusa si sarà tolto da dietro la compagnia di Thomas Alsgaard. Biondelli per la prima volta in testa al chilometro 46,4, anche grazie al lavoro che in questo momento per lui, ma anche per sé, sta facendo Niklas Jonsson. Secondo lo svedese a 28 secondi e 6, a 8 secondi dal argento parziale c'è Christian Hoffmann, ma adesso Fulvio Valbusa che deve tenere, perché invece Christian Hoffmann sta calando. È dietro a Niklas Jonsson. Sarà ancora al chilometro 46,4, ha staccato Thomas Alsgaard, il veronese. Sarà ancora al chilometro ai 46,4 dietro Christian Hoffmann, ma non è detta l'ultima parola, perché Hoffmann non sembrava certo quello dei primi chilometri. Neanche Valbusa, del resto, però è a chi cede meno a questo punto. In palio una medaglia di bronzo tra Fulvio Valbusa e Christian Hoffmann. Il distacco fra i due a questo qua 46,4 chilometro che non vuole arrivare. Il distacco potrebbe essere vicino al mezzo minuto. Ancora un tratto di salita dura, chilometri ne hanno macinati tanti, la neve è durissima. Valbusa è partito subito forte per raggiungere Alsgaard, ce l'ha fatta. Quarto posto per Fulvio Valbusa. Il distacco importante è quello che avrà da Christian Hoffmann. Da qui alla fine se la giocano per la medaglia di bronzo. A 1,20 sono 52 secondi tra Christian Hoffmann e Fulvio Valbusa. Significa che Christian Hoffmann sì, sta cedendo, ma Fulvio Valbusa no, non sta recuperando. Oppure non sta recuperando in maniera così cospicua. Thomas Alsgaard, certo non il Superman visto qui per tanti giorni, finisce quinto a 1 minuto e 55. Sentiamo Andrea Fusco. Sì, i calcoli sono di Fabio Mai, soprattutto Franco, perché c'è un po' di preoccupazione riguardo il ritardo accumulato da Valbusa nei confronti di Hoffmann, anche perché questo Hoffmann cede sì rispetto alla medaglia d'oro, ma certamente non vuole mollare il bronzo. E allora andiamo a vedere prima i secondi, sono secondi importanti quando manca poco più di 3 km. Sì, infatti ormai a questo punto avrei giurato che il bubo saliva sul podio,
mentre a guardare adesso la classifica al 46esimo, Hoffman tiene duro, non molla, cerca di restare aggrappato a questo podio, e il Bubo perde ancora 40 secondi che in 4 km sono un po' tanti da recuperare, ma può succedere di tutto, insomma. Mühlegg, una buona gara regolare per il tedesco, per il bavarese. Gara regolare per Bjørn Dahle, si è sempre detto, non è un cinquantista di mentalità, soprattutto perché in 50.000 metri piazza una sfuriata, una stupidaggine, una sciocchezza tattica che poi rischia di pagare nel finale. Certo, la 50 km a tecnica libera è più, come dire, agevole della 50 km a tecnica classica. Poi verranno a picchiarmi gli atleti che stanno facendo 50 km a tecnica libera su questa pista, una pista spacca gambe con tutte queste salite, però la 50 km a tecnica classica è un po' più dura. Ma ecco intanto Bjørn Dahle, colonna sonora per la prima volta per lui. L'attesa adesso è per Alexei Prokhorov per la classifica, anche se Alexei Prokhorov era già quinto ed in cedimento il russo. E adesso ancora chilometro 46,4 in attesa degli eventi, anzi no, si va a pescare Hervé Ballon, mentre al chilometro 46,4 si aspettano i due italiani. Piller Kotter rimane a questa 14ª posizione, mentre ci si prepara ai primi arrivi, saranno quelli di Bjørn Dahle e di Niklas Jonsson, presumibilmente, salvo imprevisti negli ultimi 3,4 km. Ballon fa meglio di Piller Kotter, che scivola al 15º posto, e Piller Kotter va ormai di conserva con un ritmo, un rendimento solo normale e non speciale, dopo la caduta che lo ha tolto dalla lotta per le medaglie. L'attesa ancora al 46,4 chilometro, dove devono passare, dovranno passare fra non molto Maurizio Pozzi e Silvio Fauner. Andrea Fusco, a te. Sì, volevo segnalarti che Jonsson è riuscito a staccare Dahle, ce l'ha indicato. Ce l'ha indicato proprio mai in un punto non inquadrato dalle telecamere, in un tratto in salita. E sì, quindi anche la lotta per loro. Addirittura è riuscito a staccare il Dahle, ormai però credo che sia un po' tardi, manca a quel punto lì, manca un chilometro all'arrivo, quindi 30 secondi anche per lui sono un po' tanti da recuperare. Ha fatto una gara bellissima, lui è andato fortissimo, d'altronde a skating è tutta la stagione che va forte, e non so, speriamo. Però sono sempre troppi questi secondi. Sì, sono un po' troppi, anche io penso che vabbè, anche il Dahle non vorrà farsi sfuggire questa vittoria, ecco. Bonsan Vito al 41,9, al 46,4 l'attesa è per Alexei Prokhorov, che potrebbe essere ancora alle spalle di Fulvio Valbuza. E si diceva di Niklas Jonsson, è sempre stato un alternista, eccolo all'arrivo da solo, riuscirà a dare 30 secondi al norvegese Bjørn Dahle, perché in fondo a questo arrivo c'è la medaglia d'oro. Fossero già 30 secondi, sarebbe medaglia d'oro per un Niklas Jonsson più brillante nel tratto finale. Niklas Jonsson che ha staccato Bjørn Dahle, che arranca nella fase finale, quindi ha avuto la sua crisetta, ma eccolo lì Bjørn Dahle. Per Bjørn Dahle sono 10 secondi, quindi ha un vantaggio ancora di anche 11, un vantaggio ancora di 19 secondi sul svedese, oro in palio. Niklas Jonsson, eccellente alternista, eccellente uomo di fondo, che da un paio di stagioni si è dato con risultati brillantissimi al passo di pattinaggio, tanto che qui è in lotta ancora nelle ultime centinaia di metri per la medaglia d'oro. Un Bjørn Dahle non così brillante, un po' pesante in questo tratto di salita, ed invece andava forte, andava molto forte lo svedese, il più brillante di tutti nel tratto finale. Eccolo Dahle, mentre attesa ancora al chilometro 46,4 per il passaggio dei due italiani Pozzi Fauner e poi di Alexei Prokhorov.
Jonsson, medaglia d'argento quasi in tasca, quella d'oro in mente. Deve però guadagnare molto, molto, molto su Bjørndalen, che ha avuto la ventura di avere un numero che gli ha permesso di guadagnare la strada. Ha guadagnato molto Niklas Jonsson, attenzione, perché Bjørndalen è in quasi crisi. Non si è ancora visto, ha guadagnato 20 secondi, sono lì lì. Niklas Jonsson sicuramente secondo, quasi certamente secondo. Dovrebbe farcela in extremis Bjørndalen a confermare il titolo olimpico del 92 Albertville, e vince, pur non, si diceva, in grandissime condizioni, nella distanza che più gli ha dato noia in carriera. Riesce Bjørndalen, con la forza della disperazione e con un pizzico di fortuna pure, a vincere l'oro. Oro per Bjørndalen, alla fine solo 8 secondi conservati, e guardate, meno spavaldo di altre volte, ma medaglia d'oro Bjørndalen. L'argento è per Niklas Jonsson, una gara meravigliosa nel suo evolversi, con Fulvio Valbuza che ancora lotta, con un Christian Hoffmann in crisi, ma a sua volta Valbuza non così brillante per la medaglia di bronzo. Davanti ai 50.000 metri Bjørndalen, conservati solo 8 secondi, e il bel atteggiamento dei due. Solo 8 secondi dopo 50.000 metri per Bjørndalen, che ha avuto dalla sua un numero alla fine tutto sommato migliore. Poi Christian Hoffmann che si stringe i denti, e per l'Austria potrebbe essere un'altra medaglia, anzi è quasi da segnalare la medaglia, perché l'azione di Christian Hoffmann era, per dire, peggiore qualche chilometro fa, e galvanizzato da una medaglia di bronzo che vede in fondo a questo rettilineo, sta per cacciare giù dal podio, o lasciare giù dal podio ancora per l'ennesima volta, Fulvio Bubo Valbuza. Vladimir Smirnov, all'arrivo dell'orso casaco, come è chiamato, che vive in Svezia, farà bene, farà gara da primi 10. Le medaglie sono di altri. Bjørndalen, Norvegia, un vantaggio di 8 secondi su Niklas Jonsson, e adesso Christian Hoffmann per l'Austria, presumibilmente un'altra medaglia dopo quella di Markus Gandler. Terzo Christian Hoffmann a 53 secondi, ha mollato ma non è crollato nel finale, crolla ora. E adesso Fulvio Valbuza da aspettare, ma Fulvio Valbuza sembra ancora una volta, per l'ennesima, doversi contentare di una medaglia di legno, di carta, di coccio, di latta, di quello che si vuole. E comunque giù il cappello per l'ennesima volta per Fulvio Valbuza, ormai prossimo all'arrivo ma non così prossimo per poter sperare in una medaglia. Quattro azzurri da medaglia oggi: Maurizio Pozzi e Silvio Fauner, peggio l'ex campione mondiale, meglio, cioè Silvio Fauner, meglio il lombardo, cioè Maurizio Pozzi, che sono entrati nel vivo ma non troppo, mentre Fulvio Valbuza è annunciato sul rettilineo opposto con un tempo che non dovrebbe garantirgli la medaglia di bronzo, anzi sta per passare, ed il sogno di Fulvio Valbuza sfuma per un'altra volta. Quarto posto per Fulvio Valbuza, di più non si può. Si diceva un'Italia con quattro carte da medaglia, persino d'oro, sarebbe stato ancora di più gioco da medaglia d'oro, con un Thomas Alsgaard che non è stato l'Alsgaard dei giorni passati. Fulvio Valbuza deve contentarsi di un quarto posto, Maurizio Pozzi e ancora di più Silvio Fauner non così brillanti come era dato immaginare. Chi era brillante?